Bene, buon pomeriggio a tutti e grazie per esservi uniti a noi, in questo workshop, virtuale. Faccio prima una breve introduzione. Allora, l'evento di oggi ci troviamo qui perché l'evento è stato organizzato da First Fair, un progetto che negli ultimi 3 anni ha analizzato lo stato dell'arte dell'applicazione dei criteri FAIR nel settore della ricerca in Europa, rivolgendosi in particolare agli archivi, ai data repositories, ai ricercatori in qualità di utilizzatori di dati e prodotti della ricerca, ai policy makers, quindi ai coordinatori degli enti di ricerca e degli archivi in open access, e al settore accademico. Il progetto giunge nel mese di febbraio alla sua conclusione, ma lascia in eredità alla comunità scientifica una serie di linee guida, di buone pratiche e raccomandazioni per gli attori del mondo della ricerca, dal livello dei ricercatori fino al livello appunto dei decisori. Il progetto ha condotto un percorso di formazione per 10 archivi in Europa e li ha portati ad ottenere, per esempio, la certificazione Core Trust Seal. Ha sviluppato tool, applicazioni, metodologie, modelli per verificare quanto dati e oggetti della ricerca siano FAIR prima di essere trasferiti nei repository o essere condivisi in open access, o per valutare il livello di fairness degli archivi stessi. Tra le altre cose, ha redatto delle linee guida per il mondo accademico per contribuire alla definizione di competenze specifiche condivise in ambito universitario e per gli enti di ricerca, in modo da monitorare. Avere delle figure qualificate per monitorare la gestione dei dati, contribuire ai data management plan e far crescere una nuova generazione di gestori, fornitori, utilizzatori di dati FAIR. Il progetto, appunto, è iniziato 3 anni fa e sta per giungere alla sua conclusione. È stato coordinato da 6 partner, tra cui Dansker, il coordinatore, l'Archivio Nazionale Olandese, l'European University Association, DCC, il Science and Technology Facility Council, CSC in Finlandia e Trust IT, che oggi io rappresento. Insieme a questi 6 ci sono altri 22, un totale di 22 parti che hanno contribuito a questa attività. Dicevo appunto, oggi siamo qui perché questo è l'ultimo della serie di roadshow nazionali organizzati dal progetto proprio per cercare di raggiungere capillarmente la comunità scientifica e accademica nei vari paesi, nelle varie regioni d'Europa. Abbiamo organizzato 10 eventi finora in 10 paesi, ognuno con dei target diversi. L'evento in Italia è stato organizzato in collaborazione con ICDI, l'Italian Computing Data Infrastructure, e il progetto EOSPILLAR. Insieme a loro abbiamo individuato un tema su cui concentrarsi, che è come le università in Italia stiano implementando o garantendo l'attuazione delle politiche FAIR da parte di studenti, educatori e formatori. Parleremo del ruolo di data steward negli istituti di istruzione superiore e negli enti di ricerca e come è possibile supportare gli istituti appunto nell'attuazione dei principi FAIR. L'agenda di oggi appunto si svolgerà diciamo in due momenti principali, quindi avremo un'introduzione, un nostro keynote speech e darò presto la parola a Maria Luisa Lavitrano. Poi ci saranno 3 presentazioni di contestualizzazione degli studi, delle ricerche e del materiale a disposizione per affiancare, per formare personale qualificato sulle tematiche FAIR. Avremo poi un momento di interazione con voi e poi ci caleremo dentro 2 contesti pratici universitari e di enti di ricerca che ci racconteranno casi pratici di successo realizzati da parte di data stewards in contesti accademici o di ricerca.
Vi ricordo che l'evento è registrato e che potete usare la chat per fare domande o interagire durante tutto il corso del workshop. E con questo io vi lascio, io mi chiamo, sono Sara Pittonet e do il benvenuto a Maria Luisa Lavetrano, professore all'Università di Milano Bicocca e uno dei directors, dei direttori della EOSC Association. Grazie per questo, intanto per avermi invitato. Per me è un grande piacere di essere con voi. Mi sarebbe piaciuto di essere, come dire, di vedervi da vicino, ma le condizioni, come sappiamo, non ce lo consentono ancora. E sono anche molto onorata di fare un keynote speech. Come tutti i keynote speaker, ho bisogno di fare anche un passo indietro. Vi parlerò chiaramente del tema di oggi, ma inquadrandolo nell'Open Science Cloud, Open Science, Open Access, Open Data e della Data Strategy europea. E poi, diciamo, come questo viene sviluppato e contestualizzato nell'ambito dell'IOSC Association e anche quello che stiamo facendo in Italia, cos'è che stiamo facendo in quest'ambito in Italia. Prima di parlare di in che modo le università in Italia stanno implementando e garantendo l'attuazione delle politiche FAIR da parte degli studenti, educatori e formatori, e qual è il ruolo dei data steward negli istituti di istruzione superiore in Italia, che è la domanda, no, a cui risponderemo durante questo workshop. Ecco, io vorrei discutere anche il perché è importante implementare e garantire l'attuazione delle politiche FAIR e perché è importante il ruolo dei data steward. Il perché ci viene dall'Europa, cioè dal concept, no, dell'European Research Area, che vede come, diciamo, il primo posto, se vedete in questa diapositiva, no, diapositiva che è stata presentata tra le conclusioni, no, del Consiglio europeo di novembre di poco fa, dell'anno scorso, vedete che tra le azioni prioritarie che vede l'Europa per l'implementazione dell'European Research Area c'è proprio EOSC, l'European Open Science Cloud. E poi vedete che anche già in posizione molto alta c'è la riforma dell'assessment dei sistemi di ricerca, la carriera dei ricercatori, la sostenibilità e l'accessibilità delle infrastrutture e altre cose che riguardano strettamente l'argomento di oggi. Qual è la sfida di EOSC, dell'European Open Science Cloud? Il principio generale per lo sviluppo dell'European Open Science Cloud, ripeto, è la prima priorità dell'Europa, è che la ricerca deve essere al centro dell'iniziativa di EOSC e quindi l'impegno con le comunità di ricerca è fondamentale, sia per capire le esigenze delle comunità di ricerca, sia per garantire che il modo in cui EOSC opera e i servizi offerti siano di utilità e di valore per i ricercatori. Quindi, diciamo, i ricercatori sono al centro, no, della sfida di EOSC, sono al centro, sono gli attori principali per l'implementazione di EOSC. L'altra questione importante è la Data Strategy europea, che è stata annunciata dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ed è stata ripetuta di nuovo a settembre, quando ha annunciato gli investimenti importanti da parte dell'Unione Europea. E però noi sappiamo anche già dalla fine del 2020 che gran parte di queste risorse passeranno attraverso il Recovery Fund e l'Italia ha un ruolo importantissimo e ha un ruolo importantissimo anche di leadership a livello europeo sulla data strategy, non solo per il ruolo che ha in EOSC, ma anche per il contributo che stanno dando i ricercatori italiani nei vari progetti che, diciamo, si occupano dello sviluppo e dell'implementazione della Open Science. Open Science, che ha come obiettivo strategico il sostegno e la diffusione dell'open access attraverso lo sviluppo di politiche di open data, dati aperti, atti a garantire la condivisione e la circolazione dei risultati della ricerca e in generale della produzione scientifica. E perché? Perché avere dati aperti e FAIR, ricordiamolo, significa findable, accessible, interoperable e quindi reusable, e quindi realmente utilizzabili. Ecco, questo può fornire quello che si dice il carburante, no? Per rendere la ricerca più efficiente e sostenibile e anche più veloce il processo che va dalla generazione dei dati al risultato pratico. Un esempio l'abbiamo visto
col Covid-19, se i dati di questa nuova malattia fossero stati aperti, disponibili e ferma e design da subito, magari si sarebbe potuto ottimizzare il processo di studio dei meccanismi della malattia e anche delle possibili contromisure, e anche monitorare meglio l'andamento dell'epidemia e prendere decisioni più tempestive su misure di contenimento. Covid-19 è stato una grande palestra per tutti noi e ci ha insegnato tanto. Ora, tornando alla European Open Science Cloud e all'Open Science, l'EOSC favorirà l'European Open Science Cloud, è un progetto, ha l'obiettivo di favorire l'accesso a grandi quantità di dati scientifici, l'accesso a milioni di studiosi e di professionisti di tutti i settori scientifici e tecnologici e anche dei settori delle scienze umane e delle scienze sociali. E lo sviluppo dell'Open Science ha proprio l'obiettivo di favorire questo processo. In questo contesto è nata la EOSC Association. La EOSC Association, che è una ISBL, quindi un'associazione a cui partecipano oltre 150 membri, e quei membri sono le Research Performing Organization, come per esempio le università, i service providers, come per esempio le infrastrutture di ricerca, ma anche dei policy maker, e ha l'obiettivo di rendere possibile e di far progredire l'open science per l'accelerazione di una nuova e la creazione di nuova conoscenza, promuovere l'accessibilità ai dati, soprattutto questo, e rendere anche la ricerca più sostenibile, anche favorendo la ricerca interdisciplinare, e questo, diciamo, con l'obiettivo molto generale di permettere soluzioni rapide a problemi di interesse globale. La mission è quella di, diciamo, essenzialmente quella di fornire una unica voce di advocacy e di rappresentanza della comunità degli stakeholder EOSC in Europa. Ripeto, EOSC Association è un'associazione di università, di enti di ricerca, di diciamo stakeholders che si occupano di ricerca a vario titolo, e ha proprio l'obiettivo di partecipare alla costruzione dell'ecosistema di EOSC, un ecosistema complesso, ma con l'obiettivo specifico di sviluppare questo web of fair data e dei servizi, naturalmente a supporto dei servizi correlati, attraverso la federazione di fonti di dati, data sources, rilevanti, sia quelli che esistono già, sia quelli che saranno generati in futuro, e quindi creare uno spazio virtuale in cui tutti i produttori di scienza e gli utilizzatori si incontrano. Ricordiamoci che c'è un detto, no? Science comes into our life through data. Ecco, la scienza arriva nella nostra vita attraverso i dati, e quindi è importante che questi dati siano accessibili e possano essere utilizzati. I principi guida di EOSC, vedete, sono il multi-stakeholderism, ma soprattutto l'openness, cioè EOSC deve garantire che tutti i prodotti della ricerca siano as open as possible and as close as necessary. E poi naturalmente i principi FAIR, attraverso anche la federazione delle infrastrutture. Cosa serve per questo? Per fare questo serve, per raggiungere questi obiettivi, serve lo sviluppo di competenze digitali per FAIR, competenze per la scienza aperta. E queste sono una pietra miliare per il futuro e per rendere veramente operativo l'European Open Science Cloud. Quindi quello che è necessario è la formazione di professionisti qualificati che debbano appunto contribuire a portare un cambiamento culturale per condividere i risultati della ricerca e per consentire ai singoli individui, ma anche alle istituzioni, di sviluppare e mantenere le competenze e le abilità e anche le capacità dell'Open Science. Già prima dell'istituzione della EOSC Association, il Working Group Skills and Training, istituito dall'Executive Board di EOSC, aveva individuato 4 aree prioritarie, appunto per l'implementazione dell'European Open Science Cloud, e queste 4 aree prioritarie includevano proprio sviluppare la next generation, la futura generazione di professionisti di FAIR Data, di migliorare le competenze digitali per FAIR e per la
scienza aperta, anche attraverso la revisione degli approcci organizzativi dei programmi di formazione, attraverso il concetto di centri di competenza di cui oggi sentiremo. E poi costituire degli knowledge hub duraturi, affidabili per sviluppare progetti di training e formazione, e poi ovviamente di influenzare anche la politica nazionale di scienza aperta. Quindi vedete che la formazione di professionisti è proprio al centro ed è essenziale per l'implementazione, per la realizzazione dell'EOSC e per portare un cambiamento di cultura per la condivisione dei risultati alla ricerca. Però per far questo, naturalmente, ecco, gli attori principali sono i ricercatori, cioè affinché EOSC sia un successo deve essere adottato dai ricercatori. I ricercatori possono adottare EOSC solo se gli vengono forniti i servizi. Servizi che significa rendere i dati FAIR, significa avere anche dei tool per poterlo fare, significa avere, e avere una formazione specifica. Come contribuisce la EOSC Association alla realizzazione di tutto ciò? Attraverso un metodo partecipativo. Sono stati realizzati dei gruppi di lavoro e delle task force della EOSC Association, e queste sono 13, ed in particolare vedete proprio per l'implementazione di EOSC una delle task force importanti è quella dei researchers engagement and adoption. Ancora la task force focalizzata sui metadati e sulla qualità dei dati, ha una task force su FAIR metrics and data quality, e poi c'è una task force molto importante su research careers and curricula, che ha un working group su research careers e in curricula, con una task force specifica proprio sui data stewardship, curricula e career path. Vi dicevo che queste advisory group, queste task force, sono delle strutture che sono state istituite dalla EOSC Association proprio per offrire un supporto e una guida nello sviluppo di EOSC. Attraverso la partecipazione attiva dei membri dell'associazione di EOSC, che sono appunto i componenti di queste task force. E questi advisory group e i componenti delle task force hanno proprio l'obiettivo di collegare l'associazione con le comunità di ricerca, con i progetti EOSC finanziati dalla Commissione, e anche raccogliere feedback e suggerimenti da parte della comunità e portarli nell'ambito di queste task force. E anche contribuire allo sviluppo dell'agenda strategica di ricerca e innovazione. Il processo per la creazione di queste task force è stato un processo, come vi dicevo, molto partecipativo, perché la EOSC Association ha pubblicato un bando per selezionare volontari e coordinatori delle task force, a cui è stato chiesto di preparare delle charter, degli statuti, e poi, ecco, da aprile 2021 ad oggi, più o meno in gennaio-febbraio, le task force hanno cominciato i loro lavori. Vi dicevo, 3 task force che sono interessanti per la discussione, per gli argomenti che discutiamo oggi. Una è quella di Researchers Engagement and Adoption. Questa task force ha l'obiettivo di facilitare la partecipazione e l'adozione a livello europeo, nazionale e istituzionale dei principi dell'European Open Science Cloud e delle pratiche FAIR. E come? Attraverso la valutazione dell'attuale conoscenza dei ricercatori di EOSC e FAIR e la raccolta di buone pratiche. Questa non è una cosa ovvia, perché il concetto di EOSC e soprattutto di FAIR non è così capillarmente diffuso e tantomeno adottato nei nostri enti di ricerca, nelle nostre università. E poi elaborare materiali e campagne di comunicazione e di advocacy rivolte ai ricercatori, quindi un lavoro anche non solo di comunicazione ma anche di engagement, incoraggiare l'organizzazione di eventi di formazione a diversi livelli e consultare la comunità di ricerca, raccogliere le esigenze della comunità di ricerca e anche il feedback rispetto, diciamo, a quanto viene prodotto, al lavoro che viene fatto nell'ambito di EOSC, in collegamento, ripeto, con i progetti finanziati dalla Commissione, attraverso il coinvolgimento di università, dei cluster di infrastrutture di ricerca e altre iniziative nazionali, come per esempio i Competence Center. La Task Force FAIR Metrics and Data Quality ha essenzialmente l'obiettivo di promuovere
diciamo, le, identificare delle metriche e dei requisiti per la qualità dei dati. Quindi è una task force tecnica che lavorerà sulla qualità dei dati. La qualità dei dati è estremamente importante, perché conservare, mettere a disposizione, rendere findable e reusable dei dati, la cui qualità non è certa, naturalmente non è un buon servizio a supporto della ricerca europea. La task force poi sui data stewardship e la, diciamo, il percorso di carriera ha l'obiettivo di identificare le caratteristiche dei data stewards, che sono delle figure essenziali per il successo e l'implementazione dei principi FAIR, e quindi anche di chiarire che cosa si intende per data steward o data stewardship. La definizione di un curriculum minimo per i data steward condiviso a livello europeo, la definizione dei ruoli dei data steward, delle loro attività principali e delle possibili specializzazioni, e poi anche sviluppare un profilo di competenze per le attività principali della data stewardship e definire anche i livelli di formazione che sono necessari per i diversi ruoli degli data stewards e quindi sviluppare dei percorsi di carriera. Quindi l'education e training ha un ruolo importante e preminente. Le università in questo e gli altri, diciamo, in tutti i modi in cui si possa sviluppare questo training estremamente importante. E quindi, diciamo, quello che è essenziale è la promozione delle abilità di gestione dei dati, che hanno bisogno di piani di formazioni specifici attraverso sia un'istruzione formale, quindi il formal learning, sia anche attraverso altri approcci di formazione, come può essere il learning on the job o anche il peer learning. E vi dirò anche che cosa già è in atto anche qui in Italia. Quello che è in atto è stato sviluppato nell'ambito di un progetto di ricerca che si chiama RaiTrain Plus, un progetto che è nato l'anno scorso, che tra l'altro è costruito su un'esperienza acquisita da un progetto precedente, RaiTrain, e ha l'obiettivo proprio di progettare un programma di formazione e rafforzare le conoscenze e le competenze di professionisti che lavorano nelle infrastrutture di ricerca e in tutti gli enti, nelle Research Performing Organization, quindi anche nelle università, in tutti gli enti di ricerca, e formare le future generazioni di managers e operatori, quindi ricercatori, per aprire la strada anche a nuovi percorsi di, a nuovi percorsi di carriera. Questo progetto ha davvero l'obiettivo, tre obiettivi principali in realtà: quello di formare gli attuali managers e operatori, diciamo i ricercatori, no, degli enti di ricerca, delle infrastrutture di ricerca, su temi specifici e che hanno bisogno di una formazione specifica, come attraverso la progettazione e la realizzazione di un programma di formazione per, come dicevo, per sviluppare e potenziare le competenze di chi opera negli enti di ricerca e nelle infrastrutture di ricerca, puntando sulla eccellenza e la sostenibilità a lungo termine. E quindi attivando percorsi e attività di apprendimento con approcci di formal learning, quindi per esempio corsi executive post-universitari, ma anche di learning on the job e di peer learning. Vi faccio vedere, ecco, per esempio, corsi executive intersettoriali con un approccio appunto di formal learning, per esempio corsi sulla politica e la gestione di dati FAIR, ma anche corsi per esempio sulle questioni regolatorie, etiche e sociali, le questioni ELSI che sono correlati. C'è anche diciamo, un obiettivo di sviluppare un training the trainers kit che permette di replicare i corsi che sono stati sviluppati nell'ambito di questo progetto e replicarli in altre istituzioni. E poi anche istituire programmi di coaching che sono importanti per rafforzare una metodologia di trasferimento delle conoscenze con una formazione più personalizzata e più su misura.
Quindi corsi per esempio mirati all'interoperabilità e alla condivisione dei dati, offrendo modelli chiari, architetture di riferimento, linee guida tecniche che possono supportare gli operatori e i policy maker nella realizzazione di sistemi per la raccolta e la gestione di dati e risorse FAIR. E questo soprattutto nell'ambito delle infrastrutture di ricerca che sono da tempo impegnate nella raccolta e nella standardizzazione e nel controllo della qualità dei dati e dei metadati e nella messa a punto di servizi per l'archiviazione e la accessibilità. A questo proposito è stato già sviluppato nell'ambito di un progetto precedente un Executive Master in management delle infrastrutture di ricerca. Questo Executive Master per le infrastrutture di ricerca, ma non soltanto per le infrastrutture, no, nella roadmap ESFRI, European Strategy Forum per le grandi infrastrutture di ricerca europee, ma è rivolto anche a chi ha bisogno di una formazione executive anche che lavora nelle nostre università e negli entri di ricerca. Questo è un programma personalizzato proprio come un ambito su misura ed è basato su un'analisi approfondita delle esigenze e del contesto operativo delle infrastrutture ed è un executive MBA, quindi un Master in Business Administration, però proprio progettato per adattarsi al profilo delle infrastrutture di ricerca ed è flessibile e anche adattabile alle esigenze dei professionisti della scelta, della scienza. È sviluppato dall'Università Milano Bicocca, dalla mia università, ed è strutturato proprio come un Master Executive, un MBA Executive, con dei moduli a un periodo di 18 mesi, che si svolgono in un periodo di 18 mesi, e cosa molto importante, c'è anche lo sviluppo di un field project, un progetto proprio sul campo, dove i partecipanti a questo master possono applicare le conoscenze che hanno sviluppato e per le quali si sono perfezionati nell'ambito del master applicato al loro contesto istituzionale e di ricerca. La mia presentazione è finita qua, in realtà si interrompe perché non è la presentazione che avevo preparato, è una presentazione precedente. Volevo dirvi che nell'ambito di questo progetto è stato anche c'è anche una idea di formare le nuove generazioni perché è molto importante cominciare a costruire le carriere fin dall'inizio, cioè nella laurea triennale, nel master degree e nel PhD, oltre che corsi executive post laurea. Come? Attraverso lo sviluppo di learning modules, di piccoli moduli, learning activities, da inserire nei corsi già esistenti, quindi corsi di laurea già esistenti, nei tre livelli di istruzione, quindi a partire dalla laurea triennale, nei master e poi anche nelle lauree specialistiche e poi anche nella formazione post laurea, per esempio nei dottorati, per costruire percorsi di carriera modulari, quindi con delle expertise che si possono acquisire, per esempio nella gestione dei dati, già a partire e entrando in formazione in diverse tipologie di corsi di laurea, già a partire dalla laurea triennale. E poi certificando questo percorso al termine e certificandolo appunto in maniera concreta attraverso dei sistemi di certificazione europei che potranno essere poi individuati. E la cosa interessante è che a questo progetto noi riteniamo che si possa realizzare, perché nell'ambito del progetto Rai 3 in Plus vi partecipano ben 83 università europee e tante infrastrutture di ricerca che hanno e che stanno contribuendo a delineare appunto il competency profile per i nostri professionisti attuali e del futuro e per poi fare anche dei progetti di dei progetti pilota di implementazione di questi corsi nelle nostre università. E con questo vi saluto e sono disponibile a rispondere alle vostre domande. Grazie. Grazie mille Maria Luisa per questo excursus che ha contestualizzato perfettamente il workshop di oggi con gli obiettivi di medio e lungo termine
dell'European Open Science Cloud. Ora passo la parola a Elena Giglia, parte dell'unità di progetto Open Science della Direzione Ricerca dell'Università degli Studi di Torino, che ci parlerà di Open e Fair in Italia. Grazie Sara, mi confermi solo che si vede lo schermo? Sì? Si vede tutto? Perfetto. Si vede tutto perfettamente. Grazie, quindi grazie molto, anche per me è un piacere davvero oggi essere qui. Ho questo compito un po', come dire, una mission impossible oggi, perché in un quarto d'ora cercare di far vedere tutto quello che si sta facendo in Italia o comunque tutto quello che c'è è un po' difficile. Sicuramente avrò dimenticato qualcuno o qualche iniziativa, vi chiedo perdono già da adesso. Lo scopo però di questa presentazione non vuole essere solo quello di fare una carrellata, ma ho cercato di scegliere, come dire, lo vedrete, degli esempi o comunque delle iniziative che possano essere utili, ecco, diciamo, anche per gli altri. Allora, vediamo se andiamo avanti. Quindi cercheremo di vedere appunto chi fa cosa, quindi quali sono i principali attori, ma anche degli strumenti per essere informati o appunto per poter trarre. Io credo molto, ecco, in questa idea della condivisione delle buone pratiche. Quindi se c'è qualcuno che è più avanti di noi, cerchiamo di riutilizzare quello che hanno fatto. Allora, parliamo di università. Intanto abbiamo visto, ci sono 45 policies sull'open science. Questo è un dato interessante perché non sono più solo policies sull'open access ai testi, ma cominciano anche a essere policies che includono i dati e i dati FAIR di cui parlava la professoressa Lavitrano. Sostanzialmente quello che offrono le università sono l'archivio istituzionale, quindi IRIS, gestito col sistema IRIS, e l'archivio istituzionale open access. Che poi siano davvero aperti o quanto siano davvero aperti questi archivi, diciamo che qualche anno fa c'era qualche dato un po' sconfortante, perché alcune università hanno l'archivio IRIS, ma è chiuso sostanzialmente, quindi non ci sono file open access. Comunque, diciamo che ci sono. Molte università offrono una piattaforma di pubblicazione, di solito gestita con OJS per le riviste, alcune anche per i libri, e qualche università sta iniziando a dotarsi di archivi per i dati. Le scelte variano dal Dataverse a Mendeley a Prince, quindi insomma le soluzioni tecniche sono le più varie, però si sta andando anche verso gli archivi di dati. Vi faccio vedere anche qui tre esempi perché mi sono particolarmente piaciuti. L'Università di Genova, che ha tradotto questo calendario dell'avvento Open Science, che era un'iniziativa molto carina della IERUN, della Lega delle università, delle giovani università di ricerca, perché è un calendario che giorno per giorno va un po' a sfatare quei falsi miti sull'open science di cui purtroppo in Italia siamo ancora, come dire, vittime in parecchie occasioni. Per lo stesso motivo ho scelto questa pagina dell'Università di Bologna, perché hanno creato una serie di brevi video che sono molto utili proprio per spiegare ai ricercatori cosa sia l'open access, cosa sia l'open science, la European Open Science Cloud, perché davvero c'è ancora tanto bisogno di formazione. Questi temi in Italia purtroppo sono ancora in larga parte sconosciuti. E ve lo dico per esperienza, questa è la mia pagina all'open access all'Università di Torino, ci sono tutti i corsi di formazione tenuti in questi anni, e quando chiedo avete mai sentito parlare di IOS, che avete mai sentito parlare di FAIR, devo dirvi che 98% delle risposte è no, purtroppo, quindi serve ancora tanto da fare. Devo dire che fra le università l'esempio migliore è quello dell'Università di Milano, Paola Galimberti poi ce ne parlerà, qui avete alcuni report, la relazione annuale che vi faccio notare è impostata sugli 8 pilastri della Open Science riconosciuti dalla Commissione Europea, quindi si vede già questa impostazione per riuscire ad avere delle politiche a 360 gradi, quindi proprio andare a prendere tutti i componenti dell'open science. Quindi direi che fra le università l'esempio migliore è questo. Ricordate che se serve materiale per la formazione c'è su Zenodo questa community Open Science in Italy. L'altro giorno ho contato 128 corsi, può darsi anche che adesso siano cresciuti, ovviamente sono tutti a vostra disposizione e tutti riusabili. Anche qui è un po' l'ottica del train the trainers, o comunque del mettere in comune il materiale che produciamo. Anche gli enti di ricerca stanno compiendo i loro passi sulla strada dell'open science. Anche qui vi segnalo
due realtà, secondo me molto, molto belle e molto, come dire, attive, molto vivaci. Una è l'EURAC di Bolzano, e ve lo segnalo perché hanno delle pagine veramente molto informative e molto, come dire, personalizzate per diciamo, il tipo di approccio che hanno i ricercatori, quindi molto veloci, molto rapide, senza tanto bla bla. E poi c'è questo blog scientifico di Maria Belantone, che davvero, e di Lise Lezzalu, che vi consiglio. Invece l'IT di Genova, che ha messo su il suo Dataverse, ha però anche una checklist per il deposito e delle FAQ che sono molto utili anche agli altri, quindi anche a chi volesse mettere su un repository di dati, un Dataverse nello specifico, ma comunque un repository di dati. Quindi vedete che di nuovo c'è tanto materiale di supporto. Ricordiamoci che abbiamo la dichiarazione di Messina, 2.0 firmata da una cinquantina di Atenei, e diciamo che per risvolti pratici poi ce ne sono stati forse meno di quelli attesi. In Italia siamo molto bravi a fare le dichiarazioni, ma poi... E invece il CNR ha firmato recentemente questa dichiarazione del G6 sulla scienza aperta. E guardate che bello il titolo della presentazione del CNR francese, perché la ricerca eccellente ha bisogno di open science, quindi ha bisogno di scienza aperta. La professoressa Lavitrano prima ricordava l'esempio del Covid. Io mi chiedo sempre che cos'altro ci serve oltre al Covid per capire che bisogna dare accesso il più presto possibile e nel modo più aperto possibile a tutti i risultati della ricerca, non solo alla ricerca medica. Nuovi giocatori, forse il Ministero della Ricerca, forse questa settimana ha finalmente firmato il Piano Nazionale per la Scienza Aperta, che come sapete ha una lunga storia. Avevamo iniziato a scriverlo nel 2019, rivisto nel 2020, è stato pubblicato in forma di extended abstract solo nel Programma Nazionale per la Ricerca nel febbraio del 2021, dovrebbe essere pubblicato nella sua interezza. Ci hanno detto ieri che è stato firmato, deve essere ancora su qualche tavola al Ministero. Se manterrà la sua struttura, perché a questo punto nessuno di noi l'ha più visto, se manterrà la sua struttura dovrebbe avere quattro assi, quindi uno sui testi in open access, uno sui dati FAIR, uno sulla valutazione della ricerca e una sul coinvolgimento delle comunità di ricerca, quindi perfettamente in linea con quella task force sulla research engagement di cui parlava la professoressa Lavitrano. Parlando di valutazione della ricerca, l'altro giocatore che dovrebbe, come dire, entrare in scena è l'AMBUR, e sapete che c'è questa iniziativa europea appunto di riforma del sistema di valutazione della ricerca, e vedete che le tempistiche sono molto, come dire, molto ravvicinate, perché per la primavera del 2022 hanno già in programma di far firmare questo accordo fra le parti, e la notizia molto positiva è che l'AMBUR e il Ministero della Ricerca hanno firmato l'espressione di interesse. L'altra notizia molto positiva è che Francesca Di Donato del CNR fa parte del gruppo che scriverà la bozza di questo agreement poi da firmare, quindi direi anche qui c'è una buona partecipazione dal punto di vista dell'Italia. Dal punto di vista normativo sapete che abbiamo la nostra legge 112, c'era la proposta di legge Gallo, ma è ferma in Senato dal novembre del 2019, perché questa proposta di legge Gallo andava nella direzione, come dire, auspicata da AISA, che è l'Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta, ovvero quella di modificare la legge sul diritto d'autore, perché se non si va verso un diritto di ripubblicazione in ambito scientifico, appunto andando ad agire sulla legge sul diritto d'autore, tutte le nostre dichiarazioni o tutte le nostre politiche rischiano di essere un pochino, come dire, azzoppate fin dall'inizio. AISA non si occupa solo di quello, aveva pubblicato anche questo appello per i vaccini aperti, e ieri il professor Roberto Caso mi segnalava che l'Istituto Mario Negri ha deciso di non brevettare la ricerca scientifica, quindi anche qui note positive.
AISA si è occupata anche della direttiva, del recepimento della direttiva del copyright. Vedete questa nota sulla procedura, diciamo, che è stata definita anomala e opaca. E poi ci sono questi due contributi che vi invito davvero a leggere, del professor Roberto Caso, perché è sempre molto, come dire, preciso, molto puntuale. Uno proprio sul recepimento della direttiva copyright, perché diciamo che non favorisce particolarmente queste le nostre pratiche di open science, e il secondo contributo è invece sul recepimento della Open Data Directive, quindi quella che si chiamava Public Sector Information Directive. Sapete che i dati della ricerca sono stati inclusi nella nuova direttiva sugli open data, e quindi qui abbiamo un bellissimo contributo del professor Caso appunto su questa, come dire, sul recepimento di questa direttiva sui dati aperti. E vedete il concetto di base del professor Caso, che oltre a creare infrastrutture aperte bisognerebbe anche riordinare i diritti di proprietà intellettuale che insistono sui dati. Quindi questo dovrebbe essere anche una delle linee di azione. Poi, per dare supporto alla ricerca europea, abbiamo APRE, conoscete tutti, l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. Abbiamo collaborato con loro nel 2020, e adesso è in preparazione il nuovo manualetto d'uso per i ricercatori, che si chiama Slegami, e che appunto è una sorta di grandi domande frequenti sull'open access e sull'open science. Hanno poi pubblicato una guida Horizon Europe, e qui c'è anche l'altra guidina che ho prodotto io, perché sapete che l'open science in Horizon Europe gioca un ruolo determinante già a livello di proposta di progetto, quindi occorre attrezzarsi anche in questo senso. C'è poi l'Italian Reproducibility Network di nuova creazione, diciamo, terranno il loro primo incontro nazionale a maggio a Firenze. E quindi anche qui ci sono sinergie possibili. Come ci sono sinergie possibili con Citizen Science Italia? Sapete che la Citizen Science è una, come dire, componente fondamentale dell'Open Science, ed è anche valutata molto positivamente in Horizon Europe, quindi anche qui si aprono sinergie possibili. C'erano gruppi di lavoro che per ora sono chiusi, quindi IOSG, RDA Italia e anche la Commissione Open Access alla CRUI, però ci sono ancora dei materiali che potrebbero essere utili. Delle infrastrutture di ricerca ha già parlato la professoressa Lavitrano, però teniamo presente che ci sono i nodi italiani, quindi si può collaborare con questi, e soprattutto vi ricordo Open Air, perché ha tutte queste guide, ha i servizi, c'è il NOAD che vi può sostenere, e ci sono per esempio queste guide sugli aspetti legali dei dati della ricerca che sono molto utili per tutti. Parlando di infrastrutture, non si può non parlare di ICDI, questo tavolo di lavoro fra Atenei e infrastrutture di ricerca, proprio per favorire la partecipazione a IOSC, e ICDI sta mettendo su il Competence Center, che è coordinato da Emma Lazzari. Questo è il documento, diciamo, la visione del Competence Center, quindi vedete formazione e supporto, empowerment, professionalizzazione, buone pratiche e strumenti e servizi. Quindi anche qui, se si vuole collaborare, si può farlo attraverso il Competence Center. Il Competence Center organizza questo bellissimo format dell'Open Science Café, lo sapete, il primo giovedì del mese, tranne a marzo, ve lo anticipo già che sarà il 10, 30 minuti con la tazzina di caffè più 30 minuti di domande su temi legati all'Open Science. Della IOSC Association ha parlato già la professoressa Lavitrano, quindi non mi dilungo. Sappiate che molti di noi partecipano a queste task forces di cui ha parlato anche la professoressa. E infine, se volete essere aggiornati, c'è la lista OA Italia, credo che molti la conoscano, sulla quale vi stresso con tutte le mie notizie quotidiane. E poi ovviamente c'è Twitter, quindi o seguite ICDI, o seguite questi hashtag Open Science, Fair, IOSC. È veramente oramai è il modo migliore per tenersi informati. E con questo ho concluso, con uno sguardo sul futuro, dicendo che a mio modo di vedere dovremmo arrivare verso questo, quindi a offrire ai nostri ricercatori un qualcosa che sia troppo facile per non farla. Quindi too easy not to do dovrebbe essere il nostro obiettivo per il futuro. Grazie. Grazie mille Elena, ed è davvero entusiasmante vedere quanto materiale a disposizione c'è, quanti tavoli di lavoro e quanto interesse e movimento. Allora, procediamo
Ora è il turno di Francesca Frontini, dell'Istituto di Linguistica Computazionale Zampoli del CNR e membro anche della Research Infrastructure Eric Clarin e anche membro della task force appunto sulla Data Stewardship Curricula and Career Path dell'EUSC Association. Scusate, degli EUSC Working Group. Grazie, grazie per l'introduzione e anche grazie per l'invito. Mi scuso perché in questo momento è entrato un raggio che mi segue in due la faccia, ma purtroppo non credo che si possa far molto. In ogni caso, quello che conta sono le slide che ho preparato anche riadattando quelle già presentate a un precedente evento di Ferris Fair, che avevamo partecipato insieme a Ilire Hassani Matici, che è una delle due co-chair della task force e che quindi appunto per la quale voglio accreditare la co-creazione di queste slide. Quindi è già stato mostrato questa diapositiva avete quindi capito che la Data Stewardship Curricula and Career Paths Task Force si colloca all'interno del più ampio contesto delle task force dedicate alle carriere nella ricerca e al curricula e in particolare quindi si occupa di definire le carriere e curricula dei data steward. Quindi approfondendo un pochino quello che è già stato detto precedentemente, cerchiamo di capire un pochino in maniera un pochino più approfondita a che cosa si è dedicata questa task force e perché dovrebbe interessarvi. Ecco, la nostra task force è dedicata quindi ai percorsi di carriera dei data stewards e quando si parla di questo si intendono una famiglia di figure che sono state identificate da questo già citato report su Digital Skills for Fair and Open Science, in particolare quindi i data stewards che si occupa di ferizzare i dati della ricerca, il data curator che li gestisce e anche l'EOSC trainer che è la persona che trasmette le competenze sulle buone pratiche e sui servizi. Dalle attività appunto già qui elencate e anche da quanto detto finora da chi mi ha preceduto capirete quindi l'importanza che abbia definire un curriculum e garantire percorsi di carriera adeguati a queste figure che sono figure chiave per l'implementazione delle politiche della scienza aperta e dei dati FAIR. Tra l'altro sono per esempio nominate già anche nel nostro PNRR. Ma come sappiamo, almeno in Italia e comunque in diversi paesi, il loro profilo non è ancora del tutto definito. E quindi è importante invece la loro professionalizzazione, l'identificazione di percorsi di carriera chiari, la possibilità anche di garantire loro un impiego stabile nelle nostre istituzioni che dovranno dotarsi di queste figure anche appunto sulla spinta di quanto viene richiesto dalle politiche per l'open science nazionali e internazionali. Quindi un'altra cosa importante sarà anche quella di mappare le figure che formeremo a livello nazionale con quelle che esistono in altri paesi, perché ovviamente è immaginabile anche che queste figure professionali possano avere dei percorsi di carriera transnazionali. Questo è il caso, per esempio, anche delle infrastrutture di ricerca. Io in un certo senso sono in questa scorsa anche a rappresentare un po' la voce delle infrastrutture di ricerca e delle infrastrutture di ricerca nelle scienze umane e sociali, dove la situazione, se vogliamo, è anche ancora più complessa, nel senso che ci sono delle figure ibride che hanno diversi cappelli, tra cui quello di data steward. Quindi eccoci a noi, alla nostra task force, di cui si è già detto tanto, ma ora vi faccio vedere anche qualche foto. Quindi questa task force è una delle diverse che esistono. In questo momento appunto le due chair sono, come ha anticipato Ilir Hassani Mavdiki della Technische Universität Graz e Vera Matzer di Humboldt. Abbiamo anche Wilhelm Wildmark che fa parte come la professoressa Lavitrano del Board of Directors di EOSC, che è il nostro liaison officer in un certo senso. E devo dire che le nostre due chair, se vogliamo, rappresentano anche due
punti di vista diversi, appunto quello di una grande università di ricerca e quello di un'infrastruttura di ricerca. Abbiamo poi diversi membri di diversi paesi, in particolare penso che in questo momento sia collegata la professoressa Monica Forni dell'Università di Bologna, che è l'altra membro italiano nella task force. Come tutte le altre task force, i nostri lavori continueranno per 24 mesi e vi devo subito dire che appunto sono iniziati da pochissimo, quindi non ci sono ancora moltissimi sviluppi da riportare, però possiamo cominciare a dire di aver fatto qualcosa. Ecco. Sulla costituzione di queste task force sostanzialmente vale quello che è stato detto dalla professoressa Lavitrano. C'è stato tutto un percorso lo scorso anno che ha portato alla scrittura dei charter, quindi di questi documenti che permettono di gestire i lavori delle task force, fatto appunto da un gruppo di persone che sono state coordinate dalle due attuali chair e da me. Questo charter che contiene proprio il piano dei lavori della task force lo potete già vedere online ed è stato presentato all'EOSC Symposium l'anno scorso. Qual è il nostro approccio? Allora, prima di tutto voglio tranquillizzarvi sul fatto che sapete tutti benissimo che su queste tematiche ci sono stati diversi lavori precedenti, quindi assolutamente si è partito dal lavoro già fatto e in particolare oltre alle già citate raccomandazioni per i digital skills, abbiamo visto quello che è stato fatto nei gruppi RDA e il Fair Competence Framework di Faris Fair e anche i lavori e insomma diciamo le best practices sviluppate in paesi che sulla roadmap per la data stewardship sono più avanti, per esempio i Paesi Bassi e la Danimarca. E poi appunto ci allineeremo e ci siamo allineati con le altre due task force del nostro gruppo, in particolare quella sulle Research Careers Recognition and Credit, di cui fa parte la mia collega qui a ICNR, Francesca Di Donato, che è stata citata anche nella presentazione precedente, perché farà parte anche di questo core group sulla riforma dei meccanismi di valutazione. E dall'altra parte vi sono invece altri italiani che sono attivi nella task force Upskilling Countries che avranno il compito di recepire a livello nazionale tutte queste buone pratiche che verranno sviluppate. Quindi grazie a questo abbiamo potuto anche identificare che l'ambito proprio della nostra task force è quello non tanto di identificare i data steward in quanto persone, ma in quanto ruoli, quindi persone che potrebbero avere il ruolo di data steward in affiancamento anche ad altri, e mira ad identificare un set di competenze centrali per questo ruolo, cioè quali sono le competenze che deve avere qualcuno per poter essere definito un data steward. Queste competenze possono ovviamente essere affiancate, che sono quindi di tipo trasversale, possono essere affiancate a competenze più specializzate e anche disciplinari a seconda dei contesti. Quindi è chiaro che essere data steward in un'università o in un ente di ricerca può essere diverso dal tipo di ruolo che ha un data steward in un'infrastruttura di ricerca. E quindi appunto ci sono convergenze e punti di contatto con altri ruoli come il data curator, l'educator già citato, ma anche il data scientist e persino il research software engineer. Quindi tutte queste dipendenze terremo conto. E quindi veniamo adesso alle attività. Le nostre attività si sono organizzate in quattro task. Da una parte c'è un task di stakeholder management e dissemination, che quindi cercherà di tenere contatti con tutti questi gruppi di interesse già citati e anche altri. Poi i due task centrali sono il T2 e il T3, uno appunto sui curricula minimi per la data stewardship, quindi definire i ruoli dei data stewards, i profili di competenze e anche i livelli
di training. E questo, come anche il prossimo, produrrà un set di raccomandazioni. Il T3 invece riguarda i percorsi di carriera. Quindi come mappare, come creare dei percorsi di carriera a livello proprio in un contesto internazionale e come fare in modo che per poter progredire su questi percorsi di carriera ci siano riconoscimento e incentivi per le attività di data management. Stessa cosa appunto con la produzione di raccomandazioni. L'ultimo task invece sarà lo studio, l'elaborazione di una serie di esempi di implementazione, quindi anche di andare a vedere se ci sono dei casi e delle buone pratiche già implementate in istituzioni a vario livello europeo. Come ha detto appunto, oltre a questo, come ha detto appunto la professoressa Lavitrano, le task force EOSC forniscono su richiesta anche diciamo, input e feedback per le varie attività dell'EOSC. Quindi, per concludere su questa panoramica, qual è l'interesse di essere qui oggi a parlarvi di questi, del lavoro di questa task force, che comunque sono ancora all'inizio? Diciamo che, scusate, ho saltato una slide. La metodologia è quella di, appunto, sarà una metodologia partecipativa, quindi lo scopo sarà quello di divulgare il prima possibile i nostri risultati per incorporare anche feedback dalle persone e dai gruppi di interesse che hai contattati, garantire un processo di co-creazione tra sviluppo teorico ed esempi di implementazione, tenere consultazioni pubbliche attraverso ad esempio sondaggi, interviste, workshop di discussione con altre parti di interesse e mantenere una stretta comunicazione con altre task force pertinenti e infine appunto raccogliere esempi di casi d'uso all'interno e all'esterno della task force. Quindi, perché è importante per essere al corrente, cioè cercare di essere al corrente dei lavori di questa task force, per poter fornire input anche sulla nostra situazione nazionale in Italia, quindi casi, per esempio, esempi di formazione di data steward o di programmi per l'inserimento di data steward in contesti di università e di ricerca, fare in modo che le raccomandazioni finali quindi siano anche in linea con la roadmap nazionale in termini anche di ruoli e di carriere e allo stesso tempo cercare di allineare la strategia nazionale quanto prima alle raccomandazioni che usciranno. E infine, per noi, soprattutto anche della task force, è importante farci conoscere per poter ricevere segnalazioni di attività, casi d'uso e iniziative rilevanti, anche appunto facendo appello ai membri italiani che sono entrambi presenti in sala, nella sala virtuale. Quindi, cosa abbiamo iniziato a fare? Vi copio qui il dettaglio della prima milestone, che è quella di identificare una lista di stakeholders e anche di chiarificare le definizioni da usare. Quindi purtroppo non posso ancora arrivare a voi con una definizione della data stewardship perché ci stiamo ancora lavorando, però appunto questo è ovviamente naturalmente il primo task. La lista degli stakeholders in realtà è stata già attivata in fase di scrittura del charter, si sta popolando, quindi se avete iniziative rilevanti non esitate a farmele conoscere. E infine appunto l'altra cosa importante, metteremo in piedi una mailing list di questi stakeholders per poter appunto organizzare eventi. Per quanto riguarda la terminologia, che è in fase di costruzione, ci sono già stati dei piccoli lavori anche che hanno fatto, almeno nel mio caso, uso delle tecnologie e linguaggio per estrarre automaticamente questo alcuni termini chiave dal da un corpus di dominio. Quindi direi che posso fermarmi qui e vi ringrazio sono a disposizione poi anche per eventuali domande e restituisco la parola a Sara. Grazie mille Francesca. Approfitto anche per
menzionare che ci sono stati un paio di interventi mentre parlavi nella chat. Uno in particolare mi sono permessa di rispondere a Yuri che chiedeva se oltre a Phaidra, che da quello che ho capito il repository di cui è parte, ci sono stati altri casi di... o qualcuno di voi ha esperienze di valutazione della fairness dei repository digitali. Phaidra è uno dei repository che è stato sostenuto appunto nel processo di valutazione e certificazione da FairSphere, è l'unico italiano, però ci sono altre iniziative che hanno lavorato appunto alla valutazione del livello di fairness. Il repository, una tra tutte appunto, quella tra l'altro iniziativa che hai menzionato prima, Francesca, nell'ambito delle scienze umane e sociali, il progetto SHOCK, quindi anche lì per esempio vedo ci sono altri archivi che hanno collaborato, quindi magari può essere uno spunto per contatti e scambi di esperienze. E poi c'era un commento sulle figure che hai presentato attive e rilevanti nell'ambito appunto dei percorsi di formazione, sul manca una figura chiave data coordinator, penso che potrà essere oggetto insomma di discussione magari nelle sessioni a seguire di questo evento, quando entreremo nello specifico sul tema dei buoni casi pratici di data stewards e della loro attività, ma penso sia una domanda che può essere presa o condivisa appunto anche dai nostri relatori nel proseguo dell'evento. Passo la parola a Federica Garbugli e Sandro Fiore, che ci portano nel cuore delle linee guida redatte da FairSphere e quindi ci presenteranno l'handbook per gli istituti di istruzione superiore. Grazie Sara e buon pomeriggio a tutti. Sono Federica Garbuia, sono Policy Project Officer presso la European University Association e siamo anche i leader del Work Package 7 del progetto FairSphere, che appunto si occupa di portare i risultati del progetto vicini a quella che è la realtà delle università europee. Oggi, come Sara ha già annunciato, vi presenterò insieme a Sandro Fiore l'Adoption Handbook che abbiamo realizzato e pubblicato a dicembre 2021, How to be fair with your data. Vorrei innanzitutto ringraziare la mia collega Claudia Engelhardt dell'Università di Göttingen per l'aiuto con queste slide e anche segnalarvi che Claudia Engelhardt è la principale autrice di questo handbook, qualora vi fossero appunto domande più specifiche. Ho presentato anche il suo indirizzo email alla fine di questa presentazione. Prima di iniziare, giusto due parole sulla mia organizzazione, sulla European University Association, in caso non fosse conosciuta. Siamo un'organizzazione di base a Bruxelles e rappresentiamo più di 850 università e conferenze nazionali di rettori in Europa. E il nostro principale obiettivo è quello di rappresentare quelli che sono gli interessi delle università, sia nel riguardante tematiche riguardanti l'istruzione superiore che anche ovviamente la ricerca, e appunto tra le nostre strategie c'è anche quella di supportare i nostri membri per la transizione verso la scienza aperta. Ho anche appunto controllato, come vedete in questa mappa, abbiamo 61 membri in Italia. E appunto poiché la nostra strategia prevede il supporto per l'open science, abbiamo deciso nel 2019 di entrare a far parte del progetto FairSphere e in particolare nel World Package 7, che si occupa appunto, il cui principale obiettivo è appunto quello di supportare l'integrazione dell'insegnamento dei principi FAIR, ma anche dei FAIR data e della gestione dei dati della ricerca nei programmi universitari a diversi livelli, quindi partendo dalla laurea triennale a quella magistrale al dottorato. E proprio avendo in mente questo obiettivo abbiamo realizzato negli ultimi mesi due deliverable che consideriamo degli strumenti pratici per le università per migliorare per creare nuove opportunità per l'insegnamento di Fair Data all'interno dei loro curricula, che sono appunto il Fair Adoption Handbook, di cui vi parlerò nelle mie slide successive, e anche il Good Practices Report, che è un report in cui abbiamo collezionato diverse buone pratiche e di cui anche vi accennerò in quanto sono strettamente collegati. Tuttavia questi due risultati sono anche strettamente collegati al lavoro che ha fatto precedentemente il nostro World Package in questi 3 anni di progetto FairSphere,
In particolare vi segnalo un questionario a cui hanno preso parte università, almeno 90 università europee, e che ci ha permesso di mappare quella che è la situazione riguardante l'insegnamento dei dati FAIR, dei FAIR principles nelle università europee, un briefing in cui abbiamo collezionato diverse attività di formazione ma anche progetti a tema FAIR data, e il FAIR competence framework di cui vi ha anche accennato Francesca Frontini, che appunto presenta competenze per quelle che sono le carriere anche relative ai FAIR data. Trovate tutti questi documenti pubblicati su Zenodo al link in questa slide. Ora, arrivando all'Adoption Handbook, che è stato tradotto, ho annotato nel programma di questo evento con la parola vademecum, che credo sia molto pregnante per spiegare questo documento. L'obiettivo dell'Adoption Handbook è quello di offrire all'università italiana delle linee guida, ma anche del materiale concretamente applicabile per rafforzare l'insegnamento dei FAIR data nelle loro offerte formative, anche qui sia per le lauree triennali che magistrale che nei dottorati. Come vedremo successivamente, appunto, abbiamo l'Adoption Handbook presenta diverse tipologie di materiali, ma anche linee guida a livello didattico su come creare nuovi corsi o come inserire in corsi già esistenti tematiche relative ai FAIR data. Una cosa che volevo sottolineare è come questo documento non è stato creato solamente da noi partner del progetto First Fair, ma è davvero il frutto di un lavoro collettivo in cui abbiamo cercato di integrare il più possibile la comunità universitaria europea, ma anche internazionale. Infatti la prima bozza di documento è stata creata a seguito di un evento Book Sprint nel giugno 2021, a cui hanno preso parte esperti sia europei che dal Canada, dagli Stati Uniti, e successivamente abbiamo presentato le varie iterazioni del documento in eventi o consultazioni pubbliche. Questo perché ovviamente il pubblico di riferimento per eccellenza, diciamo, dell'Adoption Handbook è il personale universitario, responsabile sia per l'insegnamento che per la creazione di corsi e di curricula universitari, sia del personale che offre supporto alla ricerca nelle università, che responsabili dell'implementazione di tematiche relative a FAIR data nelle strategie universitarie. Quindi ci sembrava doveroso ascoltare e inserire le opinioni, i feedback di quelli che sono i destinatari dell'Adoption Handbook nella stesura stessa del documento. Venendo poi a una panoramica del contenuto, l'Adoption Handbook è formato da 6 capitoli, i primi 2 sono di carattere prettamente introduttivo, quindi mi soffermo sugli ultimi 4. Il terzo tocca la tematica delle FAIR skills and competencies e quindi presenta diversi profili delle competenze, quindi livelli di conoscenza che studenti triennali, magistrali e dottorandi sono richiesti, livelli di competenza che sono loro richiesti per quanto riguarda diverse tematiche relative ai FAIR data e alla gestione dei dati. Obiettivi formativi sempre per studenti triennali, magistrali e dottorandi, e tutto questo è basato sulla nostra terza deliverable, ovvero il FAIR Competence Framework. Il capitolo 4 si focalizza invece sulle fasi della progettazione dei corsi universitari, e questo è molto importante perché l'obiettivo dell'Adoption Handbook non è solo quello di dare all'università materiale pronto per essere riutilizzato, ma anche offrire una metodologia su come creare nuovi corsi e come meglio integrare tematiche relative ai FAIR data in corsi già esistenti. Riguardo il capitolo 5 e il capitolo 6 sarò molto breve perché Sandro Fiore vi parlerà di questi molto più nello specifico. Vorrei solamente sottolineare nel caso del capitolo 5, dove troverete appunto 16 diversi lesson plan, quanto anche questi siano molto flessibili ancora una volta per permettere ai fruitori di questo handbook sia di creare nuovi corsi partendo da zero riguardo tematiche FAIR, sia integrare queste nozioni in corsi già esistenti.
Brevemente vorrei anche introdurre quello che è il Good Practices Report, che è appunto questa collezione di 7 casi di studio, che come ho accennato in precedenza ha un ruolo complementare all'Adoption Handbook, perché se l'Adoption Handbook offre materiale per iniziare nuove attività formative in campo FAIR, il Good Practices Report offre esempi da università o organizzazioni nel campo dell'istruzione superiore che hanno creato simili attività. Abbiamo presentato questi 7 casi di studio con 2 obiettivi. Il primo è favorire offrire raccomandazioni alle università su come appunto integrare le FAIR skills o comunque le skills relative alla gestione dei dati nei loro curriculum e nelle loro offerte formative, ma anche proporre spunti di riflessione partendo ovviamente dall'esperienza di quella di università che hanno creato simili attività e su come hanno superato ad esempio problemi relativi all'implementazione o problemi relativi alla sostenibilità nel lungo periodo. Qui vedete un overview di quelle che sono le good practices che troverete nel documento. Sono 7 in totale da 6 paesi diversi, perché abbiamo 2 good practices dal Portogallo. E l'unica cosa che vorrei sottolineare è, se guardiamo la terza colonna, quindi le tipologie di attività che sono presenti nel report, una cosa che ci è stata proprio chiara nella stesura di questo documento è che non vi è una strada unica se vogliamo implementare nuove pratiche, nuove conoscenze riguardo i FAIR data nell'università. Esistono diverse attività che le università possono mettere in pratica, possono creare anche partendo da diversi da dotazioni diverse di fondi o anche di personale. Ad esempio abbiamo programmi di training a livello regionale come può essere quello della Bremen Research Alliance, oppure nuove unità istituzionali, quindi nuovi centri dedicati interamente al research data management, oppure anche tradizionali corsi riguardanti i FAIR data. Ok, purtroppo ho dovuto riassumere tutto quello che è stato l'avventura e anche i risultati del World Package 7 in pochissimo tempo, ma mi invito a partecipare a un evento che organizzeremo la settimana prossima, il 15 febbraio, dove presenteremo 3 delle principali deliverable del World Package 7, quindi l'Adoption Handbook, il Good Practices Report di cui vi ho accennato brevemente, anche il Competence Framework. Le registrazioni sono aperte, vi metterò anche il link nella chat per chi è interessato, e appunto qui troverete anche i 3 autori delle 3 deliverable presenteranno i documenti, quindi andranno molto più nello specifico. L'ultimissima slide è invece per informarvi rispetto al fatto che il World Package 7 del progetto FAIR Sphere non è l'unico World Package che si occupa appunto di assicurare che le nuove competenze relative a FAIR Data siano disponibili all'interno dell'università. E il World Package 7 in particolare ha creato un vero e proprio competence center del progetto FAIR Sphere. Vi ho messo qui 3 dei principali risultati che sono stati creati in questi ultimi mesi, e in particolare vi segnalo l'ultimo, il Data Steward Training, che è un corso online disponibile sulla piattaforma di Moodle, appunto per chi è interessato a intraprendere una carriera nel data stewardship, ma anche in scoprire più informazioni su quello che è appunto la carriera del data steward. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e rimango a disponibilità se vi sono domande. E passo la parola ovviamente a Sandro Fiore. Grazie Federica. Ok, allora buon pomeriggio a tutti. Sono Sandro Fiore, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione dell'Università di Trento. In questa breve presentazione sostanzialmente andrò a toccare alcuni aspetti che complementano quanto Federica Carbulli ha detto precedentemente a proposito dell'Adoption Handbook. E, sostanzialmente, ritornando alle slide che abbiamo appena visto, mi focalizzerò in parte sui capitoli 5 e 6 e il punto di vista sarà quello
un po' istituzionale e soprattutto pratico e implementativo. Quindi in qualche modo andremo a collegarci a quella che è l'attività dei ricercatori, al loro research data environment e come le pratiche FAIR poi si innestano all'interno del research data environment e del life cycle di ogni ricercatore. E il tutto chiaramente in pochi minuti, quindi cercherò di esprimere, diciamo, pochi messaggi, ma chiari in questa direzione. E nel capitolo 5 dell'handbook è sostanzialmente fornito un piano delle lezioni che tocca vari topic, tra questi per esempio i principi FAIR, piuttosto che aspetti di metadata, piuttosto che altri relativi ai trusted repositories, quindi la certificazione, piuttosto che ancora il FAIR software. Quindi ci sono tutta una serie di topic che in qualche modo di informazioni, materiali, link estremamente importanti che possono aiutarci nell'integrare questi aspetti all'interno di corsi esistenti piuttosto che nel ridefinire dei corsi che puntino a questi topic in maniera ancora più specifica. Però se andiamo a dare un'occhiata a quella che è l'attività del ricercatore, quindi ci colleghiamo al data life cycle che è coinvolto nella sua attività di ricerca, al suo research data environment e quindi tutto quello che il ricercatore svolge nel trattare i dati, nel gestirli, processarli, eccetera, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di una visione d'insieme. E questa visione d'insieme è quella che poi va ad integrare tutti quegli aspetti che abbiamo precedentemente menzionato, ma questo è sostanzialmente il punto di vista del ricercatore. Quindi da quella lista di topic a un qualcosa di integrato all'interno dell'ambiente di ricerca del ricercatore, lo scienziato, eccetera, è importante tenere in considerazione questo salto. E in questo salto il punto di vista dell'istituzione può essere proprio importante perché dal punto di vista istituzionale figure come per esempio quella dei data stewards possono rappresentare un ruolo estremamente importante, chiave, guida per le attività e per le persone coinvolte in queste attività di ricerca sui dati. E quindi quello che è importante in qualche modo capire è il punto di vista globale del concetto dei FAIR Data Principles, e quindi quando parliamo di fairness dobbiamo ragionare proprio in un'ottica complessiva, e questo si può per esempio collegare dal punto di vista istituzionale a delle policy FAIR che sarebbe importante tenere a mente e considerare, e queste ben si sposano anche con magari le policy come abbiamo visto per l'open science, come abbiamo visto già all'interno della presentazione di Elena Giglia, che sono così diffuse nelle varie università ad esempio. E quindi un messaggio che è importante in qualche modo sottolineare o cogliere il fatto che questi aspetti di linee guida di policy FAIR non sono assolutamente in contrapposizione con aspetti di open science piuttosto che aspetti etici, legali, commerciali, eccetera, che già magari sono definiti a livello istituzionale. Quindi sia policy in termini di open science che altre più legate ad aspetti di protezione dei dati, eccetera, possono essere riviste in qualche modo e allineate a quelli che sono i principi FAIR. E diciamo un elemento importante all'interno dei principi FAIR è il fatto che la A di FAIR ci in qualche modo sottolinea l'accessibilità al dato, quindi i due aspetti, il FAIR ed open science, per esempio, vanno opportunamente considerati perché possiamo avere anche dei dati e quindi che sono magari protetti in qualche modo, sono il cui accesso in qualche modo è ristretto, e questo viene definito all'interno delle policy di accesso al dato. E quindi è bene considerare che questi aspetti non sono assolutamente in contrapposizione tra loro, ma la di FAIR ci permette proprio di definire chi può accedere a cosa e con quali privilegi, ad esempio, e di fatto quindi possiamo trattare qualsiasi tipologia di dato che venga prodotto. E alcuni esempi da un punto di vista pratico in cui l'aspetto istituzionale è importante
Cito soltanto alcuni di quelli riportati in Landbook, sono per esempio la definizione del Data Management Plan in capo a molti, diciamo, alle attività di tanti ricercatori, per esempio anche all'interno di, non solo delle attività di ricerca e, diciamo, di base, ma anche all'interno dei progetti, per esempio, europei, progetti finanziati, e, ma anche la parte di data processing, documentazione, pubblicazione dei dati e riuso dei dati. Cercherò di essere davvero brevissimo su questi. Il Data Management Plan, abbiamo in qualche modo avuto anche modo di accennarlo, ci permette di assicurare qualità e consistenza della gestione dei dati attraverso tutto il data life cycle. E ci sono una serie di aspetti che vanno in qualche modo definiti a livello di data management plan, sostanzialmente anche di metadati, tool, gli standard, eccetera. E davvero riusciamo a documentare un data management plan a tutto tondo, diciamo tutto ciò che è importante per la gestione dei dati. E questo non è assolutamente banale. In questo, diciamo, gli scienziati, i ricercatori hanno bisogno sicuramente di linee guida e di, in qualche modo, suggerimenti, raccomandazioni, eccetera. In questo il ruolo del data steward sicuramente è chiave da un punto di vista, appunto, istituzionale. Sulla parte relativa di data processing e documentazione, sicuramente il concetto dei metadati è fondamentale. Il dato in sé, in quanto contenuto, è importante, ma non è sufficiente. Contenuto e contesto sono due facce della stessa medaglia relativa al dato, e il contesto è estremamente, estremamente importante. Capire esattamente da dove origina quel dato e fornire l'informazione a valle di un'analisi, di un processing per chi viene dopo, è sicuramente qualcosa che deve essere tenuto in considerazione. E chiaramente in questo si innesta il concetto della provenance, che è considerato un certo dato, ci permette di capire qual è l'origine, qual è la serie di trasformazioni a cui quel dato è stato sottoposto. E con questa consapevolezza chiaramente è più facile poi riuscire a analizzare il dato attraverso quelle che è la nostra attività di ricerca. La parte relativa alla pubblicazione dei dati, sicuramente da parte di chi fa ricerca, la parte relativa alla pubblicazione dei dati è fondamentale, perché questo può rappresentare un po' un modo per facilitare il riuso di quei dati da parte, per esempio, di altri ricercatori. Quindi anche in questo senso aumentare la consapevolezza che il dato prodotto possa essere di utilità per altri è fondamentalmente molto, molto importante, e a questo va collegato anche il fatto che il dato stesso che è stato prodotto e che ha necessitato tantissimo, tanto sforzo, che chiaramente questo sforzo va in qualche modo riconosciuto, e da questo punto di vista ci sono vari livelli e vari modi per riconoscere, appunto, per assegnare il giusto riconoscimento di questo sforzo. Uno può essere quello di citare il dataset che è stato prodotto, per esempio, già questo è un primo elemento. Un altro può essere quello di considerare un data availability statement all'interno, per esempio, delle pubblicazioni, o che accompagni il dataset stesso in maniera tale da fornire maggiori informazioni sul dato, gli standard a cui risponde, il link dal quale, per esempio, è possibile scaricarlo e altro ancora. E poi infine si può addirittura pensare a un data paper che descriva in maniera assolutamente completa quel dato, e quindi dia in qualche modo al dato la stessa visibilità che si dà ad un'attività di ricerca tramite una pubblicazione scientifica. È importante collegare le pubblicazioni ai dati, perché questo aumenta la findability dei dati, quindi quei dati è più facile chiaramente riuscire a trovarli, riusarli, e quindi ci sono questo genere di informazioni, ma anche questo alimenta e permette di sostenere in qualche modo il concetto della riproducibilità, cioè quello che noi riportiamo all'interno di una pubblicazione come risultato della ricerca, se opportunamente documentato in termini di dati, ambiente, software, eccetera, può permetterci di riprodurre esattamente i risultati che troviamo all'interno di quei paper. E questo è un elemento importante, ripeto ancora, dal punto di vista, diciamo, anche di istituzionale, perché il fatto che queste informazioni siano contenute all'interno
diciamo, per esempio, di articoli o accompagnino questi i dataset, aumenta per esempio anche i riferimenti ai dati stessi, quindi anche se ne vede anche un beneficio in termini, per esempio, di citazione. Questo ritorna al concetto del giusto riconoscimento dello sforzo per produrre dati. Infine, la parte relativa al riuso dei dati, e spesso quando si lavora diciamo, e si producono dei dati, chiaramente c'è un desiderio che questi dati possano in qualche modo essere riutilizzati da terze parti, e in altri casi è importante per il ricercatore accedere, per esempio, a dei dati che possano poi essere, che sono magari in qualche modo gestiti da altri, da altri enti. Allora, in questo il supporto, diciamo, da parte delle istituzioni nel promuovere accordi per la condivisione dei dati è chiaramente importante. Stressare il punto che gli stessi dati debbano essere in qualche modo arricchiti con ulteriori metadati a livello di keyword e cross-link ne aumenterà la loro findability, e quindi la scoperta da parte di altri, da parte utenti. E infine ci sono aspetti non solo legati all'attività di ricerca in se stesso, ma anche eventi di comunicazione o hackathon o hands-on nei corsi, che chiaramente può fare in modo che quei dataset poi vengano ulteriormente, diciamo, riutilizzati da altri utenti. E termino, diciamo, con diciamo, riportando un po' il handbook, l'adoption handbook, come un esempio FAIR, di documento riportato qui su Zenodo, come sicuramente un ottimo punto di partenza per chi vuole approfondire queste tematiche, perché le fonti che sono riportate, il materiale cui è linkato, rappresentano sicuramente un, diciamo, qualcosa di molto importante per avviarsi all'interno di queste tematiche. E con questo, diciamo, avrei concluso la presentazione. Grazie Sandro. Grazie a tutti. Allora, adesso facciamo 5 minuti di, diciamo, attività alternativa, come oserei dire. Siamo noi a farvi alcune domande molto leggere, ma che ci possono aiutare per contestualizzare la vostra partecipazione oggi. Quindi vi chiediamo di collegarvi, andare con un telefono, computer, qualunque device abbiate davanti su menti.com, digitare il codice che vedete in alto, che incolliamo anche nella chat, e aiutarci a rispondere a queste domande. La prima è: come ti definiresti? Ora aspettiamo un attimino che riusciate ad entrare tutti, però vediamo già delle risposte, e chiedo anche ai colleghi e relatori di oggi eventualmente di sentirsi liberi di commentare i dati. Allora, abbiamo due scelte fondamentalmente, che poi diventano tre: un data provider, quindi fornitore di dati, un utilizzatore, o entrambi, e mi pare evidente che non sia così netta la distinzione nel vostro operato quotidiano. Abbiamo in realtà ci sono anche coloro che si definiscono puramente utilizzatori di dati. Queste informazioni sono anche importanti, perché subito dopo questo momento vedremo, entreremo in un'università, in due enti di ricerca, per capire che cosa succede nella pratica quotidiana. Proseguiamo con un'altra domanda. Allora, nel tuo istituto esistono delle piattaforme che consentono la condivisione e l'accesso ai dati? Vediamo un po' il livello di sia di effettivamente disponibilità delle risorse, ma anche di consapevolezza di quanto è a disposizione. Già che non ci siano molti non so, penso sia... È già positivo. È già, esatto, rassicurante, almeno c'è un buon livello di consapevolezza, ma pare ci sia anche un buon livello di presenza. Probabilmente la vostra presenza qui oggi è comunque un segnale di un certo livello di consapevolezza all'interno degli istituti in cui lavorate.
Allora, nei vostri istituti esistono data stewards? Mi piace l'ultima possibilità, forse, ma non li chiamiamo così. Stupendo. Francesca ci ha raccontato che c'è un lavoro ancora in atto solo per definire, dare una definizione condivisa a livello europeo, quindi... Infatti... Sì, molti dei colleghi della task force sono data steward, ma non si chiamano data steward, ecco, quindi già questo la dice lunga. E corrisponde un po' a quanto ci stanno dicendo oggi i nostri partecipanti all'evento. Anzi, in molti però dicono di no, quindi c'è anche forse una consapevolezza della carenza di questa figura. Ora saliamo un pochino di livello. Nel tuo istituto è presente un piano di formazione sul FAIR Data Management e, se sì, ovviamente, per PhD, ricercatori, personale di supporto, oppure, non lo so, o eventualmente qualche altra forma. C'è un po' di varietà. E anche la nota sul personale di supporto, almeno per me, è interessante, potrebbe essere magari oggetto di approfondimento per Federica e Sandro, capire qual è il ruolo anche di figure appunto di supporto che affiancano ricercatori o studenti. C'è un buon non che io sappia, quindi questo è anche indicativo. C'è un altro, non so se qualcuno che ha risposto altro vuole intervenire, aprire il microfono, spiegare. Sentitevi liberi e se avete difficoltà vi aiutiamo. Intanto proseguiamo. Allora, il tuo istituto ha attivato master o corsi di formazione post laurea sul FAIR Data Management Plan. Elena nella sua spiegazione ci ha dato un sacco di riferimenti e un paio di esempi di università come buone pratiche, quindi probabilmente ci aspettiamo una situazione ancora in cui c'è necessità di questo tipo di corsi di formazione o non c'è consapevolezza per ora. Le risposte che state dando penso rispecchino abbastanza la panoramica, la visione insomma, che è stata data oggi. Grazie, e abbiamo ancora qualche altra domanda. Ok, il tuo istituto mette a disposizione materiali di supporto sul FAIR Data Management Plan, quindi di vario tipo, documentazione o altro tipo di supporto. Sì, questo va un po', se non in contrasto, forse delinea che c'è, iniziano ad esserci appunto dei materiali e un'offerta all'interno degli enti non ancora strutturata in un piano di formazione, oserei dire, spero di non dire, di non commentare in modo troppo errato. Ok, credo abbiamo ancora un paio di domande. Sì, le ultime due riguardano la vostra sensazione di cosa avreste bisogno da parte del vostro istituto, quindi formazione specifica formazione generica sul tema del FAIR della scienza aperta, formazione specifica sul Data Management Plan, sui servizi di deposito e preservazione, sul data curation e l'adozione di standard, o sull'utilizzo dei servizi offerti dagli ERIC e dalle infrastrutture disciplinari. Un po' di tutto. È una risposta multipla e può essere un segnale per... Emma, tieni presente, per il Competence Center abbiamo da lavorare per i prossimi 10 anni.
Perché guarda che varietà. E facciamo a questo punto la stessa domanda pensando direttamente, esatto, a ICDI, quindi alla rete italiana delle infrastrutture di ricerca. Oltre a quelli che sono stati indicati prima, c'è altro che vorreste segnalare a ICDI nello specifico, visto che oggi abbiamo qui gli attori che trainano questa iniziativa? Esempi concreti? Allora rimanete qui perché tra un minuto inizieremo da quelli. Se avete qualche altra idea, qualche altra richiesta, però mi sembra già un buon punto di partenza. Va bene, allora, se siamo d'accordo proseguirei. Intanto ringrazio anche tutti i partecipanti. Ah no, c'è ancora, ecco, stanno arrivando. Servizi di data stewardship discipline specific, ok, questo è un tema ricorrente, personalmente anche nella, io sono coinvolta nella task force sul research engagement e ora infatti il lavoro si sta organizzando in gruppi che da un lato affrontano l'engagement a livello nazionale e dall'altro a livello disciplinare, quindi penso sia condiviso. Tenere incontri in presenza online quando chiamati dalle istituzioni, questo personalmente non è molto chiaro, non so se è possibile chiarire questo punto, magari le mie colleghe lo capiscono più di me. Training in generale, formazione, infrastruttura per la condivisione dei dati disciplinari. Ok, questo punto forse penso sia inteso come maggiori informazioni o contatti con le infrastrutture che si occupano di condivisione di dati a livello interdisciplinare, va un po' in contrasto con col punto precedente. No, forse si riferisce al fatto che molte delle infrastrutture sono disciplinari, quindi c'è quella, sì, per le scienze umane, c'è quella per le scienze della terra, quindi forse invece servirebbe un qualcosa per condividere dati magari appunto che per loro natura possano essere. Sì. Però non lo so, cioè bisognerebbe che la persona, come dire, elaborasse. Va bene. Allora, grazie intanto e direi di proseguire. Quindi ora è il turno di Paola Galimberti. Sì, mi sentiamo. Ecco, Paola della Direzione Performance, Assicurazione, Qualità, Valutazione, Politiche Open Science dell'Università di Milano, che guiderà la prossima discussione insieme a Chiara Soncini, Martina Guzzetti e Giacomo Mantegazza. Ci porteranno direttamente dentro buone pratiche dall'Università di Milano. Allora, vediamo se riesco a condividere. Buongiorno a tutti. Quello che vi presentiamo appunto è la descrizione e anche i primi risultati di un progetto pilota che abbiamo avviato nell'anno 2020-21 con il primo anno del nostro dottorato e che abbiamo reiterato poi anche quest'anno. È un progetto che ha quattro attori che lo descrivono. Io, che appunto mi occupo delle tematiche di Open Science, Chiara Soncini, con cui appunto ho elaborato e costruito questo progetto, è stata una collaborazione importantissima e secondo me è un punto da tenere presente sempre quando appunto si
attuano attività di formazione di questo tipo. Chiara viene dal trasferimento tecnologico e quando ci presentiamo sempre appunto come as open as possible, e sono io, as closed as necessary, che è lei appunto. E poi ci sono due delle persone che hanno subito la nostra questa attività di formazione e che insomma porteranno la loro testimonianza. Lo scopo di questo progetto era quello di educare i nostri dottorandi alla gestione FAIR dei dati riteniamo che sia importante partire dall'inizio del progetto proprio perché l'idea è che si arrivi dopo un po' di ore di formazione, che si arrivi alla produzione di un data management plan e che questo piano accompagni il progetto di ricerca nel corso dei 3 anni di dottorato, diventando poi anche una parte dell'elaborato finale di tesi. Il tema appunto è quello di presentare questa gestione come as open as possible, as close as necessary, quindi con un focus specifico sull'accessibilità. Ovviamente a noi interessa che quanti più dati possibili siano aperti, ma il tema dell'accessibilità è il focus è sul tema dell'accessibilità dei dati e tutto quello che l'accessibilità comporta. Come si è strutturato questo progetto? Ecco, la cosa importante è che i dottorandi non hanno lavorato da soli, ma hanno diciamo seguito questo percorso di formazione insieme ai loro tutor. Questo per noi era molto importante perché quando Elena ha terminato la sua presentazione dicendo appunto che sarebbe auspicabile di arrivare al too easy not to do, ecco, noi non ci siamo proprio arrivati al too easy not to do, è un cambiamento nella modalità in cui si pensa appunto alla gestione dei dati molto molto grande e ovviamente è facile diciamo operare questo cambiamento su personale in formazione, su personale diciamo più senior diventa un pochino più complesso. Quindi abbiamo cercato dei volontari, 10 dottorandi che venissero anche da aree disciplinari diverse, questo era per noi importante, e i cui tutor fossero disponibili a seguire questo percorso di formazione. Abbiamo seguito appunto questo percorso io e Chiara, che oltre a essere appunto un elemento fondamentale per la parte as close as necessary, è anche una collega che viene dalla ricerca e che quindi sui dati ha lavorato direttamente a differenza mia. Come si è svolto questo processo, questo progetto? Ci sono state 10-12 ore di formazione in cui abbiamo lavorato con i PhD e i tutor sulle tematiche dei dati FAIR. Abbiamo messo a disposizione un modello di data management plan semplificato costruito sulla base del modello Horizon Europe, ma appunto semplificato proprio perché, ad esempio, era costruito sul progetto di un'unica persona, quindi non aveva partner, eccetera. Dopo appunto la presentazione di che cos'è un DMP, di come appunto è possibile compilarlo, di quali sono gli strumenti, eccetera, abbiamo cominciato una serie di incontri individuali con i dottorandi e i loro tutor sul loro progetto specifico. Quindi abbiamo visto come era possibile implementare
diciamo, scrivere il Data Management Plan sullo specifico progetto. Fino a che, dopo appunto un po' di lavoro da parte loro e correzioni da parte nostra, e appunto che si sono reiterate nel tempo, siamo arrivati alla archiviazione della versione 0 del Data Management Plan di ciascun dottorando. Questo percorso, diciamo, è durato da un grosso modo dicembre a maggio, e a breve avremo un incontro plenario per la revisione di questa prima versione 0. Nel 2021-22 abbiamo ripetuto il progetto, abbiamo con un format un po' diverso. Mi immagino che, insomma, vi rendiate conto che questo modello in questo formato non è scalabile, perché appunto il lavoro one to one è molto 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 laborioso e anche porta via parecchio tempo. Abbiamo cominciato appunto con questi incontri di formazione, in cui abbiamo presentato il tema della gestione dei dati FAIR, della compilazione del DMP e delle possibili applicazioni appunto ai singoli progetti, e poi abbiamo lasciato la compilazione del DMP in autonomia ai singoli dottorandi, e abbiamo predisposto invece degli incontri individuali post redazione. Vi devo dire che ieri abbiamo avuto il primo di questi incontri e siamo rimasti molto molto piacevolmente stupiti, perché il lavoro fatto, almeno questo primo risultato, insomma, che è stato ottenuto, è stato appunto un lavoro molto 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 buono, anche molto avanzato. Non sappiamo se saranno tutti così, ma insomma, lo speriamo. Quali sono i benefici che pensiamo possano risultare per i ricercatori, ma anche per i dottorandi, ma anche per i dipartimenti? Beh, innanzitutto hanno prodotto questa versione zero del loro documento, che ci auguriamo appunto accompagni in maniera efficace tutto il progetto di ricerca. Hanno acquisito una consapevolezza sul tema della gestione dei dati, che è appunto un elemento importante. Hanno creato dei piccoli micro centri di competenze all'interno dei dipartimenti, da cui poi insomma possono come dire anche essere d'aiuto sia appunto per professori e ricercatori che per i colleghi. Hanno condiviso ovviamente questo percorso con i loro tutor. E il DMP diventerà parte del loro progetto di tesi. Lascerei continuare Chiara a questo punto. Eccomi. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io mi sento sempre un po' un pesce fuor d'acqua in questi eventi in cui mi porta Paola, perché, come avete sentito, io mi occupo di proprietà intellettuale, quindi di brevetti, e quello che posso dire, forse come ha già detto Paola, questa commissione aiuta tantissimo, perché le cose possono convivere e è solo proprio una questione di comunicazione, e secondo me questo progetto ci sta anche aiutando in questo senso. Un po' perché vediamo i tutor molto chiusi nella loro condivisione, proprio alla domanda quando metterai i dati disponibili c'è un attimo di irrigidimento, e qualcuno appunto avanza anche, no, ma io voglio proteggere, poi se c'è un'idea inventiva, e quindi ci aiuta a parlare di questi argomenti, perché così, mettendo in fila le cose possono tranquillamente convivere.
Rispetto al progetto che è scaturito dalla mente di Paola e che vi ho appena presentato, vi riportiamo qua quali sono stati secondo noi alcuni dei vantaggi e alcune difficoltà che meritano di essere sottolineate. Il vantaggio è proprio partire con un progetto di ricerca dall'anno zero che verosimilmente, sperabilmente andrà avanti per 3 anni, quindi come se fosse una grant application che si fa appena vinto il grant, noi poi seguiremo proprio l'andamento dei dati nel corso dello svolgimento del progetto, con tutto quello che vuol dire. Sperabilmente il dottorando andrà all'estero, lavorerà con altri laboratori o altri enti esterni, quindi c'è una gestione. Il modello è molto semplificato rispetto a un modello standard, però sicuramente nei 3 anni mi aspetto che, se poi faremo un paragone dall'ultima versione alla prima, si potrà anche sensibilmente vedere come è cresciuto il progetto e probabilmente anche la consapevolezza nella gestione dei dati stessi. Questo è stato però anche un problema, specialmente per tutti i ragazzi coinvolti, perché li abbiamo ingaggiati in questa cosa che avevano veramente appena iniziato. Qualcuno addirittura non aveva definito bene il progetto, per cui ci guardavano un po' come degli extraterrestri, perché dicevano: non ho ancora dati. Poi la mentalità è quella all'inizio, era: che dati devo mettere, no? Come devo scrivere un paper, devo scrivere una pubblicazione, che dati devo mettere? Invece no, abbiamo condiviso insieme, spero passato proprio il messaggio, che è proprio una fase prima di fare i miei dati. Vediamo che cosa, come li posso organizzare, con tutto che li confortiamo col fatto che è un working document, quindi possiamo sempre cambiarlo in corso d'opera. La cosa positiva che questo progetto ci ha aiutato a coinvolgere anche delle figure un po' più senior nei dipartimenti, perché io dico sempre a Paola che è stato detto anche oggi durante le varie presentazioni, soprattutto in alti gradi di seniority, onestamente questi argomenti non sono noti né affrontati, se non magari in gruppi che partecipano a grandi call, a grandi bandi che richiedono poi la redazione di un data management plan. Allora a quel punto poi corrono a chiedere supporto e aiuto, però c'è ancora veramente una conoscenza limitata. Quindi sicuramente questa è una goccia, anche il numero dei dottorandi coinvolti, avete visto, è esiguo, però è il lavoro che siamo riusciti a fare con le risorse qua presenti. Speriamo proprio poi, sempre con un concetto di formare i formatori, che i dottorandi poi verso gli ultimi anni potranno aiutare i colleghi nella redazione spontanea di questo tipo di documenti. Quindi da un lato stiamo agganciando anche i tutor, che si rendono conto, anche ieri nell'incontro che vi accennava Paola, anche di alcune cose che poi sono tematiche che dovrebbero essere affrontate a livello di dipartimento. Anche solo il fatto che molti strumenti hanno dei software chiusi con dei file non trasportabili e non leggibili in file open dovrebbe portare il dipartimento, negli acquisti di strumenti, a fare delle riflessioni poi anche sul fatto di file che diventa, di programmi che diventano obsoleti e di conservazione dei dati. Quindi ci sono onestamente diversi gradi di coinvolgimento che partono veramente dal progetto del dottorando, ma che è incernierato all'interno di un dipartimento di ricerca. Quindi speriamo, insomma, che questo aiuti anche a far crescere all'interno dei dipartimenti la consapevolezza. Poi l'ultimo punto, l'abbiamo già accennato, la cosa positiva, non so quanto siano stati volontari, però insomma è tutto un progetto che si basa sulla volontarietà delle persone coinvolte, e però manca personale dedicato, per cui io e Paola stiamo aggiungendo ai nostri impegni su altre task, altre tematiche, e questo volontariamente, perché ci crediamo e ci teniamo, però bisognerebbe insomma
portare poi una consapevolezza anche a livello di governance di unità dedicate per fare questo tipo di lavoro. Rispetto invece a quanto possiamo dirvi dopo una prima esperienza completata, a quali sono nel data management plan ancora dei punti assolutamente importanti e di attenzione, abbiamo riassunto qua i principali, che ovviamente ci vengono più col confronto con i tutor che il dottorando. Il dottorando ha realizzato nella stesura. Prima di tutto l'utilizzo di dati di terzi. Siamo incappati nella prima anno del progetto in un paio di progetti che partivano da dati di terzi e in particolare uno progetto partiva da dati climatici forniti da un'azienda. E il tutor mi ha anche detto sì, abbiamo un accordo, è tutto a posto, siamo sereni, possiamo usare questi dati. Visionando l'accordo ci siamo resi conto che poi loro non potevano più fare niente con questi dati, né modificarli né pubblicarli, e quindi l'abbiamo dovuto segnalare nel DMP. Oramai era troppo tardi per metterci qualche soluzione, abbiamo segnalato il punto di attenzione, però penso che in questa esperienza sia nata anche nel gruppo la consapevolezza di dire: quando qualcuno mi presta qualcosa, in questo caso erano dati, ma spessissimo nell'università ci sono scambi di materiali, informazioni e altro, dobbiamo assicurarci delle condizioni e delle condizioni rispetto ai dati che mi vengono prestati o dai quali parto per fare la mia ricerca. Poi un'altra cosa che abbiamo notato è la differenza proprio della filiera del dato, quindi il dato come lo raccolgo, quando lo raccolgo, dallo strumento, in campo, quindi proprio l'esperienza di numerazione quasi, fino a elaborare la teoria. E in tutta questa filiera poi ci sono gradi di apertura o chiusura diversi. Dicevamo giusto ieri che se io ho una serie di dati, di un'analisi, numerici, posso renderli pubblici anche oggi, perché è difficile che qualcuno poi possa rubarmi chissà che idea. È proprio l'elaborazione finale della tua tesi iniziale che fanno poi il cuore magari più sensibile della tua ricerca. Quindi anche questa distinzione ci troviamo molto spesso a comunicarla ai gruppi. Sull'archiviazione ci sono dei problemi ovviamente tra i più banali, sì archivio tutto nel mio computer e è tutto al sicuro, a magari quelli più complicati, perché effettivamente noi abbiamo repository che utilizziamo, l'Ateneo si sta muovendo per farne uno proprietario, però è un task, è sicuramente un problema, soprattutto per certi tipi di ricerche in cui i dati pesano davvero tanto, c'è un ingombro effettivamente alto di spazio virtuale, diciamo così. Poi anche la definizione dell'embargo, ci siamo trovati spesso, quando lo renderai pubblico, mai il dato, no? delle file di mai, oppure insomma chiedere embarghi infiniti senza la consapevolezza che la tesi di dottorato è obbligatoriamente, necessariamente pubblico. Noi all'interno di Iris, penso come tanti altri enti, abbiamo la possibilità di chiedere un embargo che abbiamo deciso non debba andare oltre 18 mesi, che poi sono anche il periodo di buio dei brevetti eventualmente. Quindi ci sono tanti aspetti che ci rendiamo conto proprio poi facendo questo lavoro veramente concreto su un progetto semplice, se vogliamo, perché è veramente all'inizio, non è un progetto di consorzio, quindi con molte parti anche di provenienza di diverse nazioni, però ritroviamo e ricorrono punti di attenzione che ci rendiamo conto hanno ancora bisogno veramente di tanta formazione e sensibilità sul tema. Io adesso passerei la parola a Martina e Giacomo, che penso che siano qua, che magari vi dicono se questa cosa vi è servita, se l'hanno subita, se sono stati contenti. Sono stati arruolati nel primo anno, tra breve faremo la revisione. Tra l'altro Martina viene da un ambiente, un settore umanistico, Giacomo scientifico, quindi vi daranno
la visione di due settori opposti. Grazie Chiara, faccio un attimino solo l'avvocato del diavolo, siamo un pochino in ritardo, quindi se, se Chiara e Giacomo riescono, se Martina scusami e Giacomo riescono a essere concisi in una decina di minuti, è utile. Assolutamente, senza problemi. Okay. Lascio la parola prima da Martina. Grazie. Grazie. Sì, buon pomeriggio a tutti. Allora, io sono Martina Guzzetti, come già stato detto mi occupo di linguistica inglese, mi muovo nell'ambito delle cosiddette digital humanities. Brevissimamente quella che è stata la mia esperienza, devo dire che sicuramente, come è già stato detto, la parte più impegnativa è stata proprio quella di dover pensare in anticipo, con grande anticipo, a come organizzare, descrivere e preservare i dati, lavorando anche un po' sull'astratto, ma come penso che sia anche normale all'inizio di un progetto di dottorato. Però poi penso che il grande sforzo iniziale che si è fatto è poi servito effettivamente quando è stato il momento di cominciare con il lavoro, nel mio caso riguardava lavorare con un archivio storico, raccogliere i testi, fare un'analisi linguistica e quindi avere un certo tipo di dati. Oggi infatti, come è stato detto, ci ritroviamo a fare la prima revisione del DMP dopo un anno di lavoro ed effettivamente si va, almeno nel mio caso, a riempire quelli che erano i buchi lasciati vuoti per necessità, perché si richiedevano informazioni che all'inizio non potevo avere. Però sicuramente è stata una parte di formazione dottorale che mi è servita molto per imparare a pensare ai dati della mia ricerca e alla loro gestione fin da subito, anche perché nel mio campo, per esempio, non esiste una terminologia o delle procedure standard, quindi avevo forse più bisogno rispetto a un campo scientifico di una linea guida in questo senso. E quindi il DMP mi è servito proprio come mi serve, mi servirà in questi 3 anni di dottorato come linea guida, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei dati, ma anche per altre questioni come tutto ciò che riguarda per esempio il copyright, ma anche nell'imparare proprio a spiegare in maniera chiara, efficiente e fair, se vogliamo, tutto il processo di ricerca. E passerei la parola a Giacomo a questo punto. Io invece, come è stato detto, sono di area scientifica, sono dottorando di sistemi alimentari e devo dire che inizialmente probabilmente non è molto chiaro il perché lo devi fare, cosa vuol dire, soprattutto quando inizi da zero, così arrivi in università, inizi un dottorato, ok, open science, non è una cosa che capisci da subito, però col tempo capisci che invece è una cosa che ti aiuta, soprattutto quando ti ritrovi, come ad esempio nel mio progetto, tanti campioni. Il fatto di aver creato un data management plan dove hai creato anche un modo in cui andrai a descrivere i tuoi campioni, dargli un nome, sapere esattamente che sono catalogati in un modo esatto, poterlo dire in un modo esatto anche ai tuoi colleghi e soprattutto anche già pensare a come saranno predisposti i tuoi dati quando dovrai renderli poi pubblici alla pubblicazione. E adesso ho tutto pronto per quando dovrò pubblicare e non dovrò perderci tempo all'arrivo della pubblicazione. Quindi è una cosa che non è intuitiva all'inizio, ma sicuramente col tempo capisci l'utilità. Grazie, non so se Paola o Chiara volevate trarre delle conclusioni, ma ho trovato questa sessione davvero interessante, molto pratica, penso che abbia risposto alle richieste di esempi pratici che abbiamo avuto prima, quindi grazie ancora per essere stati con noi e tra l'altro possiamo anche poi condividere eventualmente i contatti, se lo volete, insomma, con i partecipanti al workshop che fossero interessati a contattarvi. Allora, grazie per essere stati così veloci e a questo punto cambiamo settore, passiamo dall'università agli enti di ricerca.
Quindi abbiamo Massimo Cocco, che è direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e che ci racconterà come stanno affrontando loro la parte di formazione di Data Steward. E insieme a lui a seguire ci sarà Stefano Cozzini, direttore di Area Science Park dell'Istituto for Research and Technology di GS. Grazie Sara. Allora condivido lo schermo e vado prima io o prima Stefano? Sì, parti tu, okay. Massimo. Ok, grazie per avermi invitato a questa interessante iniziativa. Volevo chiedervi se vedete la mia presentazione, il mio schermo. Non in modalità di presentazione. Aspetta, sì, perché c'è sempre Ah sì, ho capito perché. Devo uscire, scusate. Esatto. Ok, quindi lo uso così, credo che vada bene ugualmente, lo vedete? Va bene così? Lo vedete? Sì, è sempre modalità di, non di presentazione, però per quanto mi riguarda si legge a sufficienza. Così lo vedete? Sì, non è cambiato, però... Secondo me puoi proseguire, riusciamo a leggere. Probabilmente perché c'è o hai un doppio schermo. Animazioni, quindi volevo essere sicuro. Ah, allora no, devi sì, riprovare poi non so se hai due monitor. Sì, c'ho due monitor, a levarne uno, sì, esatto. Sara, mi sentite? Sì, sì. Ok, perfetto. Allora ricondivido e vediamo se questa volta dovreste vederlo adesso, no? Ora sì, ora okay. Sì, confermo. Sì, grazie. Allora, dunque, vi ringrazio per questo invito. Io mi è stato chiesto appunto di dire nel settore delle Fair Stories, dell'organizzazione di ricerca. Quindi io vi presenterò la mia esperienza come un ricercatore nel campo delle scienze della terra solida e in particolare sia come persona che ha lavorato per anni in un'infrastruttura di ricerca per le scienze della terra solida, ma anche come un ricercatore, un sismologo che ha prodotto e utilizzato dati, diciamo, nel tempo. Inizierei con due preamboli più generali, prima di dare alcuni messaggi e alcuni contributi alla discussione odierna. Il primo è quello della peculiarità delle scienze della Terra, perché le scienze della Terra solida in particolare hanno a che fare con lo studio di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, la geologia, tutto quello che riguarda la superficie e coinvolge delle comunità completamente diverse tra loro, che vanno dai grandi sistemi di osservazioni dati dallo spazio, da satelliti, fino a dei piccoli laboratori dove vengono riprodotte le condizioni di innesco e di genesi di un terremoto. Sono quindi comunità completamente diverse e quindi i dati e i servizi che sono generati sono per definizione multidisciplinari. Quindi integrare e dare accesso a questi dati ha reso necessario una crescita, un community building delle comunità, perché io credo, e questo è un primo messaggio, che il controllo di qualità e la capacità di integrare i dati deve essere fatto da chi i dati li ha prodotti e che sono gli unici in grado di poter gestire il dato nell'intero ciclo vitale. Inoltre, poiché questi dati sono utilizzati per servizi operativi per la società, dalla sorveglianza sismica vulcanica ai centri d'allerta per i maremoti, questi hanno un'importanza fondamentale per la società e per questo motivo prima avevo fatto nella chat quella distinzione tra quello che è un dato, grezzo o meno, ma un dato che viene utilizzato soltanto da un esperto e quelli invece che sono i prodotti scientifici, che sono sicuramente utilizzati anche dagli esperti, ma sono quelli che hanno un valore aggiunto per i diversi portatori di interesse, una protezione civile ad esempio, o per la società. E infatti i dati della scienza della Terra solida hanno a che fare appunto con il rischio, le pericolosità e con incluso il rischio antropogenico.
Quindi la mia storia, sia come nell'infrastruttura EPOS che all'INGV, la posso dare quindi anche con risultati in linea con i risultati del Mentimeter, sia come un utente, perché ho utilizzato dati ad accesso aperto che vengono dalla sismologia, che come dirò tra poco è uno degli esempi di maggiore diciamo apertura. I dati sono accesso in tempo reale, in modo anonimo, a livello mondiale. Quindi quando c'è un terremoto, immediatamente i dati sono accessibili, standardizzati, con dei metadati tutto sommato standardizzati e ben curati. Ma oggi un terremoto viene studiato con dati completamente diversi, dati geologici, dati sismologici, dati geodetici, dati da satellite, e quindi diciamo che per chi usa questi dati c'è bisogno di un accesso più ampio, ma anche della capacità di avere accesso a dei prodotti scientifici. L'altra chiaramente esperienza è quella che io ho avuto dentro l'infrastruttura di ricerca EPOS, dove la missione, la visione erano quella di promuovere la condivisione dei dati scientifici per la scienza della Terra solida. Non so se definirmi di nuovo in linea col Mentimeter un data steward, nel senso che sì, ho lavorato, ho contribuito, ma sicuramente diciamo abbiamo fatto più che dei principi, delle pratiche per consentire il Fair Data Manager sostenibile. E in conclusione poi vorrei appunto ritornare sul significato di sostenibilità del Fair Data Management. Dopodiché anche come data provider, perché come mia attività di ricerca produciamo dei dati diciamo sia in laboratorio sia su dei grossi esperimenti, e quindi chiaramente abbiamo il problema di rendere accessibili diciamo in linea con Horizon Europe e in linea con quello che ci ha sempre ricordato in modo brillante ed efficiente Elena. Voglio usare una sola slide sull'architettura di EPOS, perché la mia intenzione non è di fare promozione, semplicemente per utilizzare l'infrastruttura EPOS come un esempio dell'importanza e dell'esperienza decennale, pluriennale nella gestione dei dati. Innanzitutto i dati sono gestiti dalle infrastrutture di ricerca nazionali e dalle reti, dai sistemi di osservazioni, perché gestire i buoni dati, controllo di qualità e standardizzazione deve essere fatto da chi i dati li produce. Noi in EPOS abbiamo deciso di integrare questi dati, che sono prodotti a livello nazionale o da reti di singole organizzazioni di ricerca, a livello tematico, chiedendo ai sismologi, ai geologi, ai geodeti, ai vulcanologi e così, ai geomagneti e così, di integrare i loro dati, perché loro potevano non solo diciamo verificare ulteriormente la standardizzazione dei dati, ma anche dei metadati e anche il controllo di qualità, ma potevano anche lavorare per rendere i propri servizi e i propri web services interoperabili. In questo modo noi abbiamo messo insieme tutte queste comunità e abbiamo cercato di integrare dati, quindi raw data, data products, prodotti scientifici, software e servizi, e di integrarli per un accesso dove sono stati integrati quindi dati, metadati e servizio, che è quello fondamentalmente che poi EPOS ERIC è chiamato a gestire per ottemperare al Fair Data Management. Questo dà soltanto una stima dei costi delle reti che producono questi dati, e con un costo di operatività che si aggira superiore tra i vari paesi europei a più di 100 milioni di euro l'anno. Ora, volevo riportarvi due esperienze che ho, diciamo, per ciascuna di queste comunità. Possiamo veramente raccontare la storia che in 15 anni abbiamo condiviso per poter integrare i dati, ma io non ho tempo per fare questo e quindi vi faccio due esempi. Ma vi posso dire che le diverse comunità hanno, qui ci sono dei dati che sarebbero stati accessibili e disponibili comunque in assenza di EPOS, e ci sono dei dati che non sarebbero mai stati disponibili senza EPOS, e ci sono dei servizi che sono stati creati appositamente per facilitare l'utilizzo consapevole da parte degli scienziati di dati raw data che altrimenti non avrebbero avuto le conoscenze, le competenze per poterli processare. E in particolare mi soffermerei su due casi, perché sono due end members particolari, la sismologia e i laboratori. La sismologia, noi raccogliamo dati da reti di monitoraggio che sono state installate fondamentalmente per la sorveglianza sismica del territorio. Quindi è chiaro che quella gestione e produzione di queste grosse mole di dati ha prodotto a sviluppare una cultura della gestione dei dati, e non è un caso che oggi i sismologi hanno il livello più ampio di accesso aperto in real time anonimo.
Anzi, noi in EPOS il problema nostro era esattamente l'opposto, era quello di convincere loro a rinunciare all'accesso anonimo per qualche tipo di indicatori o di accesso autorizzazione per far contento chi deve controllare il livello d'utilizzo, chi utilizza i dati, e poi anche quello del, chiaramente della tracciabilità dei data providers. I laboratori di contro sono delle eccellenze nei progetti IRC, ce ne sono diversi in Italia, delle eccellenze che fanno delle ricerche ma che usano quel laboratorio e producono quei dati per fondamentalmente per la loro attività di ricerca, per il loro progetto, la loro pubblicazione. Rendere condivisibili e fair quei dati è un aumento non sempre sostenibile delle risorse, delle competenze, delle capacità. Questo significa la differenza tra intercettare la long tail of science. Quindi vado alla conclusione e darò i miei tre messaggi. Il primo messaggio riguarda lo sviluppo e l'operatività e quindi il ruolo fondamentale delle infrastrutture di ricerca. Le infrastrutture di ricerca permettono di promuovere un approccio federato all'integrazione dei dati, coinvolgendo le comunità scientifiche di riferimento. E questo per me è fondamentale. La condivisione dei dati non è soltanto un aspetto tecnologico che può essere fatto da chi gestisce i servizi e le infrastructure, ma c'è bisogno di un coinvolgimento dei produttori dei dati. Consentono l'integrazione e l'accesso a dati e prodotti scientifici multidisciplinari, condividendo, ancora più importante, le politiche di accesso e le politiche dei dati e le regole di accesso, i casi in cui devi avere accesso ristretto o accesso embargo. In EPOS abbiamo i dati, per esempio, delle industrie private che fanno sfruttamento delle georisorse, che chiaramente sono dati ristretti, ma avere la possibilità di rendere disponibili i metadati per far sapere ai ricercatori che quei dati esistono è già un risultato verso l'open science. Consentono oltretutto le sfide della tracciabilità e qui credo, e della visibilità dei data providers, e qui credo che ancora c'è tantissimo lavoro per mantenere il sistema della produzione dei dati attivi, e poi consentono di sviluppare e mantenere i servizi operativi. Quindi, secondo me, un messaggio che vorrei dare è che le infrastrutture di ricerca e la partecipazione alle infrastrutture di ricerca vanno sostenute sia da parte delle autorità nazionali, e grazie ad ESFRI noi vediamo anche in Italia col Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca all'interno del PNR delle azioni, ma anche delle organizzazioni di ricerca e delle comunità scientifiche. Quindi le infrastrutture di ricerca non potranno mai intercettare tutta la long tail of science, ma in quella parte della galassia della produzione dati che è strutturata e organizzata, giocano sicuramente un ruolo importante. Secondo messaggio è quello della governance, perché il Fair Data Management richiede governance. Quindi sicuramente c'è bisogno di una condivisione di soluzioni tecnologiche tra le comunità e all'interno delle organizzazioni di ricerca. Sono stato molto sorpreso dalle risposte di Mentimeter vedendo quello che adesso le organizzazioni di ricerca stanno facendo, perché probabilmente oggi, e questo è un messaggio importante per seguire anche le indicazioni che Maria Luisa e Elena e Francesca avevano dato, probabilmente ci sono le condizioni per cominciare ad avviare una governance all'interno delle organizzazioni scientifiche. Quindi servono condivisione di soluzioni tecnologiche, e qui il Competence Center di CDI dovrebbe e potrebbe giocare un ruolo molto importante. Serve la condivisione di un contesto legale, cioè data policy, regole di accesso, licenze e rispetto del GDPR, non solo nelle comunità scientifiche, ma anche nell'organizzazione di ricerca. Quindi anche qui sono stato interessato del Mentimeter, che ci sono molto più, diciamo, consapevolezze e policy all'interno degli enti, però io vorrei vedere quanti poi di queste policy strutturate nell'ente arrivano, per esempio, ad avere un catalogo dei metadati, un data registry aperto e consultabile. Bisogna avere attenzione ai problemi etici associati con la condivisione dei dati e prodotti scientifici. Venendo dalle scienze della terra solida, questo per noi è un problema, non ho tempo di entrarci, ma mi è parso giusto sottolinearlo. E comunque c'è bisogno della proporzione di un community building per creare condivisione non soltanto della missione della scienza aperta, ma anche la consapevolezza della sostenibilità. Quindi secondo me il messaggio è quello che è necessaria un'iniziativa delle organizzazioni di ricerca, enti pubblici di ricerca ed università per creare le condizioni per il file data management da grandi sistemi di osservazioni e da piccoli laboratori. Non possiamo semplicemente sperare di far leva sulla condivisione della missione da parte dei singoli ricercatori. L'ultimo messaggio riguarda la sostenibilità. Perché prima, non mi ricordo chi, c'era una slide che diceva che appunto il Fair Data Management costa, e quindi infatti questo richiede risorse.
risorse umane e competenze. Maria Luisa ha parlato dell'importanza della formazione, dei corsi di formazione, e noi oggi posso, come esperienza diretta, noi abbiamo problemi a reclutare persone competenti per fare data science e gestione di fair data management. Quindi questo come infrastrutture di ricerca operative lo possiamo sottolineare. C'è bisogno di un sostegno finanziario alle infrastrutture tecnologiche. Io spero che OSC, dopo tanti principi, condivisioni e task force, dia anche un'indicazione sostenibile, cioè offra sostegno all'utilizzo di servizi, per esempio per la data preservation, a costi sostenibili per le infrastrutture di ricerca e per le organizzazioni di ricerca. Serve un sostegno finanziario alla gestione dati, per esempio il MUR, l'organizzazione di ricerca, e allocazione di risorse umane. Quindi quando un ente pubblico di ricerca, incluso il mio, l'INGV, decide di firmare un documento per la data policy, dovrebbe sapere che quel documento poi, per farne un principio e una pratica, c'è bisogno di allocare risorse umane e risorse economiche. E poi c'è il bisogno del mantenimento del community building, e questo è un messaggio anche alle iniziative come FAIR e ASFAIR, perché quello che è stato creato in decenni deve essere mantenuto oggi, perché diciamo, noi lavoravamo su quello che all'epoca non si chiamava semplicemente interoperabilità, ma che fondamentalmente era corrispondente all'acronimo FAIR. Quindi i miei ultimi due messaggi sono: il primo, della valutazione degli obiettivi della ricerca scientifica, deve riconoscere e dare risalto alla produzione. Sono stato molto contento che Elena ha dato qualche apertura e spiraglio verso al cambiamento dell'ANVUR, ma ad oggi posso dire che un ente come l'INGV viene valutato sulla produzione scientifica e non viene valutato sulla produzione dei dati e per i servizi che offre alla società. E l'ultimo è quello che occorre anche sostenere la sostenibilità, per esempio attraverso delle semplici politiche che devono adottare le funding agencies, per esempio che una quota stabile del 5-10% del budget venga obbligatoriamente dedicata al mantenimento e alla gestione e alla condivisione dei dati. Quindi questi erano i messaggi che volevo dare e anche, diciamo, sottolineare delle azioni di sostegno alle pratiche per adempiere ai principi FAIR. Grazie. Grazie mille Massimo, molto mirato, direi, molto chiaro. Invito ora Stefano Cozzini per l'ultimo intervento. Sì. Eccomi qua, provo a condividere lo schermo. Eccolo qua, share. Non lo vedo, lo state vedendo? Non ancora. Si è bloccato tutto. Stefano, se duplichi lo schermo, scollegalo, perché ho scoperto che Zoom non gestisce bene, vediamo un po'. Esatto. Utilizza uno schermo solo. Io non ho idea se vedete qualcosa, perché il mio schermo è morto tutto. No, non ancora. Se vuoi passarmi le slide. Ah, no, ecco qua. Adesso. Ok, adesso ora vedete. Sì. Sì, adesso le vediamo. Attenzione. Ok, dall'inizio. Perfetto. Ok, grazie mille. Io faccio una piccola precisazione. Io sono direttore dell'Istituto di Ricerca e Tecnologia, non sono il direttore di Area Science Park. Quindi quello che volevo raccontarvi in questi pochi minuti è un po' la nostra esperienza di Area Science Park, che stiamo facendo in questo che chiamiamo, a me piace chiamarli data curators più che data steward, appunto ancora una volta non abbiamo una nomenclatura chiara, però curators mi piace di più perché abbiamo cura del dato, che è la cosa che è una cosa molto importante. Allora, una brevissima premessa: cos'è l'Istituto di Ricerca e Tecnologia? È un istituto nato da pochissimo, da un paio d'anni, io sono in area proprio da un paio d'anni, e l'obiettivo è quello di gestire le piattaforme di ricerca che noi abbiamo.
È un investimento che ultimamente è piuttosto consistente, nel giro degli ultimi 3 anni sono stati spesi 3,5 milioni e ne spenderemo ancora qualcuno se alcune cose vanno come devono andare. E la visione chiaramente è quella di creare quello che chiamiamo l'ecosistema virtuoso per la ricerca, appunto mettendo a disposizione quelle che Massimo parlava, infrastrutture di ricerca, per la ricerca, ma non solo, ma anche per le imprese. In tutto questo il nostro ecosistema si compone di tre componenti: una parte hardware in cui abbiamo appunto quelle che sono le piattaforme, le infrastrutture, abbiamo una piattaforma di biologia strutturale, piattaforma di materiali innovativi e in particolare la piattaforma di genomica e epigenomica. Parliamo poi di software, che sono codici e dati soprattutto, e poi parliamo di brainware, che sono le persone, che sono un po' anche il punto importante di questa mia brevissima presentazione. Ci concentriamo oggi sulla piattaforma di genomica e epigenomica perché è quella più grossa, più consistente, su cui sono stati fatti gli investimenti più consistenti. Si compone di due aspetti. Uno è il laboratorio di genomica e epigenomica, dove abbiamo i nostri sequenziatori e sequenziamo quindi materiale biologico per produrre sequenze di DNA, RNA, eccetera, eccetera. E poi tutti questi dati, i dati prodotti, vengono spostati su quello che è il nostro data center Orfeo, che è un data center proprio specificatamente costruito in maniera flessibile per rispondere alle esigenze in questo momento della genomica, ma anche di altre cose. Però soprattutto in questo momento abbiamo dati di genomica. Okay? Questi sono i dati che abbiamo, una breve sintesi. Il NovaSeq è il nostro cavallo di battaglia, è la macchina da 1 milione di euro che produce una quantità di dati considerevole. Abbiamo finora girato un po' di più di 145 corse, questi dati non sono aggiornatissimi, però abbiamo circa prodotto 100 terabyte raw, nel senso proprio quelli che escono dal sequenziatore. Accanto a questo è arrivato da poco il Prometheion, che è una macchina, anche quella che sequenza con una tecnologia diversa, nella quale invece è stata usata poco, ma produce molto più dati. Un run di Prometheion che dura qualche ora, il più grosso potrebbe durare fino a 24, mi riesce a produrre qualcosa come 40-50 terabyte di dati. Quindi stiamo producendo tanti dati, questi dati vengono salvati sul nostro Orfeo e da lì poi vengono poi gestiti e messi a punto. E chiaramente in questa gestione di dati noi abbiamo definito quello che chiamiamo, con un nome un po' globale, la Genomic Data Science, che ha 3 aspetti fondamentali. Uno è quello di gestione dell'infrastruttura, high performance e dati per garantire e dare possibilità di servizi avanzati per gli utenti. Stiamo cercando di fare quello che nel nostro piccolo, quello che abbiamo visto, tutti quei bei servizi che raccontava Massimo prima per una piattaforma strutturata come quella di EPOS. Poi chiaramente su questo, una volta che abbiamo qualche servizio di gestione per utilizzare l'infrastruttura, dobbiamo gestire i dati, e questo è Scientific Data Management, è su quello che volevo raccontarvi. E poi su questo, una volta che abbiamo dati organizzati bene attraverso, garantendo un accesso fair ai nostri dati di genomica, possiamo costruirci dati avanzati per l'analisi, servizi avanzati per l'analisi sui dati attraverso il nostro gruppo di data science specifico che impiega algoritmi di machine learning e deep learning e quant'altro. Però qui quello che vogliamo parlare è di scientific data management, e quindi per aiutarci a gestire tutto questo ovviamente parliamo di fair data. Ovviamente non mi soffermo su questa, l'abbiamo sentita tanto, però la sfida più complessa nel fare questo è ovviamente le risorse umane. La formazione delle risorse umane è fondamentale, non possiamo pensare di fare data science e quindi di inventarci i più stratosferici o brillanti algoritmi di machine learning se non abbiamo dati e se non abbiamo qualcuno che quei dati ce li mette nel posto giusto, nella maniera giusta, organizzati come si deve, perché altrimenti sprechiamo solo una quantità di tempo. E su questo, sulle formazioni delle risorse umane, noi abbiamo investito, e nel progetto di valorizzazione del capitale umano del nostro progetto BioOpen Lab, che è un progetto nazionale di ricerca e innovazione sul programma nazionale delle infrastrutture di ricerca, che finanziava risorse umane per gestire l'infrastruttura di ricerca che stiamo mettendo a punto
con i nostri due partner dell'Università di Salerno, l'Università del Salento e noi di Area Science Park. Questo progetto, finanziato con un paio di milioni di euro, prevedeva l'assunzione di figure professionali che gestissero l'infrastruttura. E noi qui abbiamo fatto una scelta netta, perché abbiamo definito che negli obiettivi del progetto non abbiamo solo messo l'obiettivo 1, l'obiettivo 2 e l'obiettivo 3, che sono quelli di creare l'infrastruttura, di avere i tecnici e il personale di ricerca che la possa usare, ma abbiamo messo molto chiaramente due obiettivi in cui volevamo, li leggo in inglese, to train a class of research familiar with the FAIR approach to the scientific data produced. Ok, e poi il quinto era proprio di creare una nuova figura del data curator che supporta l'infrastruttura e gestisce tutta i dati scientifici prodotti. Noi abbiamo riconosciuto fin da subito questo. Adesso questi temi, questa idea di questi obiettivi ce li troviamo tutti nei bandi che stanno uscendo adesso per il PNRR, però noi questo l'abbiamo scritto un paio d'anni fa quando siamo partiti. E su questo quindi il nostro gruppo, il brainware, quello che noi abbiamo in mano, le persone che abbiamo in mano hanno, qui c'è l'elenco di tutte le persone che stanno collaborando con noi, vedete, a parte i project manager che ci aiutano a gestire tutto quanto, abbiamo i biotecnologi che producono il dato, che stanno in laboratorio a sequenziare. Abbiamo i data engineering che costruiscono l'infrastruttura software e hardware per gestire tutti i dati, abbiamo i data scientist che fanno le analisi, ma abbiamo anche un gruppo di data curator che ho evidenziato e che voglio particolarmente stressare il fatto che questo noi lo reputiamo uno degli aspetti fondamentali e su questo noi stiamo lavorando molto. Data curator che stanno operando con noi, che hanno iniziato a prendere conoscenza di questo aspetto. Abbiamo fatto dei corsi particolari, tra l'altro in collaborazione con Emma e Francesca del Competence Center di CDI, proprio per formare le competenze all'interno, per dare awareness di questa, per far crescere la conoscenza sugli aspetti di FAIR data e di gestione del dato. E poi questi data curators hanno iniziato a lavorare e abbiamo iniziato assieme a loro e assieme ai data engineering, ai scientist, a mettere a punto una serie di strumenti. Il primo è un EasyDMP, abbiamo un sito web con una formalizzazione, la possibilità di creare facilmente i nostri data management plan, perché per noi ormai chiunque vuole lavorare sulle nostre macchine, sequenziare dei dati e salvare dei dati sulle nostre macchine, ha bisogno, gli chiediamo di scrivere un data management plan. E su questo il nostro gruppo di data curator sta incontrando tutti i progetti attivi sull'infrastruttura, sulla nostra infrastruttura, per far sì che ciascun progetto e ciascun ricercatore sia in grado di produrre, ciascun gruppo di ricerca sia in grado di produrre un piccolo data management plan che ci permetta di capire come vogliono gestire il dato, come lo gestiranno, se lo rilasceranno in maniera aperta oppure no, e con tutte le considerazioni del caso. Abbiamo poi anche messo a punto il servizio di condivisione dei dati, della condivisione dei dati, perché qui in questo caso per noi quello che succede molto spesso, abbiamo sia clienti di ricerca ma sia anche clienti commerciali che ci chiedono di sequenziare, poi dobbiamo mettere a disposizione loro del dato per scaricarlo e per gestirlo in maniera autonoma. D-Squared è una tecnologia, un servizio che abbiamo personalizzato proprio per essere sicuri che la condivisione del dato sia il più possibile personalizzata a seconda del gruppo di ricerca e garantendo ovviamente livelli di sicurezza, di sicurezza per l'organizzazione e per il partner. Ovviamente stiamo parlando di dati di genomica, stiamo parlando di sequenziamento di DNA di pazienti o di persone, quindi la privacy del dato qui è la privacy del dato è piuttosto importante. Infine abbiamo, da D-Square siamo passati a D-Cubed, perché vogliamo anche poter pubblicare dei dati, e quindi qui quello che abbiamo messo a punto è
una repository dove è possibile pubblicare i nostri dati, che non sono solo quelli della genomica, ma anche quelli di altri nostri colleghi di area su altre attività che noi facciamo, il sistema che mi gestisca tutti i dati, che mi dia un DOI e che abbiamo i dataset con i metadati conformi al Dublin Core metadata schema e poi abbiamo associato il Person Identifier, il DOI. Quindi di fatto questa è una serie di strumenti che sono stati creati nel corso di questi ultimi mesi per poter gestire meglio il dato e l'abbiamo potuto fare solo perché abbiamo le persone dedicate a fare questo. E c'è moltissimo ancora da fare, abbiamo iniziato da poco, c'è entusiasmo, vedo molto entusiasmo nei ragazzi e anche vediamo l'interazione, vedo forse un po' meno entusiasmo ogni tanto quando chiediamo di compilare il data management plan a persone che ci chiedono ma non basta che mi passate l'FTP server come facevo 10 anni fa, eccetera. Ecco, magari no, miglioriamo un po' perché la sicurezza, la privacy per noi è fondamentale, vogliamo essere sicuri di garantire correttamente le cose e quindi quello che stiamo facendo è fare questo. Gli obiettivi futuri ovviamente vogliamo il fair by design, vogliamo che tutte le nostre macchine, tutti i dati prodotti dalle nostre macchine siano automaticamente annotati automaticamente laddove è possibile e con algoritmi un po' sofisticati completare tutto questo. E quindi questo è un po' quello che, su cui stiamo lavorando. E niente, una nota finale, proprio volevo concludere, una nota finale, quello che raccontava prima Massimo, che diceva che il costo dei dati FAIR, c'è un costo associato ai dati FAIR, è verissimo, c'è un costo e bisogna assolutamente che le agenzie di finanziamento lo considerino. Però mi viene sempre da girare questa frase qua, perché se noi, perché ci dicono ma costa troppo fare sta roba, non ci siamo mai chiesti quanto costa non farla. E veramente quanto costa non farla, dei costi incalcolabili, ma sono enormi, perché io ho visto tanti di quei dati, tanti di quelle fatiche sprecate, perché nessuno ha mai voluto fare quello sforzo in più per poterli gestire in maniera appunto fair. E con questo ultimo messaggio io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Stefano, penso che molti si ritroveranno nei tuoi esempi e nelle tue ultime considerazioni su quanto costa non rispettare, non essere fair. Con questo direi che abbiamo concluso, è stato un pomeriggio molto interessante, almeno per quanto mi riguarda, spero anche per tutti voi. Buona parte dei materiali, delle slide sono già online, disponibili sulla pagina dell'evento, sul sito di First Fair, completeremo gli altri a breve, condivideremo anche il video e le singole presentazioni dei relatori. Speriamo di aver contribuito alla discussione a tutti i livelli su come intraprendere un percorso verso la condivisione aperta e appunto fair dei dati. E penso di poter ringraziare tutti i nostri relatori che sono stati con noi oggi e tutti voi che avete partecipato. Condividete le informazioni, i materiali a cui avrete accesso nei vostri istituti, nelle vostre università e contattateci per qualunque evoluzione vogliate seguire e di qualunque necessità abbiate per approfondire ulteriormente questi temi. Grazie a tutti e buona serata e buon grazie lavoro a tutti quanti. Arrivederci, grazie. A presto. Grazie, arrivederci. Arrivederci.